Buongiorno, eh, vi pregherei di accomodarvi così possiamo iniziare con l'evento, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti grazie per essere qui con noi eh, qualche minuto vediamo poi un, un video ma intanto eh, un benvenuto a questa prima conferenza internazionale sul turismo industriale è significativo essere in questo luogo che tanti di voi conoscono visto che era un'ex fabbrica parliamo di turismo industriale parliamo di evoluzioni quindi anche questo è un luogo che ha nuova vita eh, io direi a questo punto di cominciare con i saluti eh, istituzionali e come chiedo a Paolo Conta, presidente di Confindustria Canavese di salire sul palco. Buongiorno, benvenute e benvenuti. Come diceva Gaetano in un luogo importante che ha visto decenni di produzione di produzione di, di prodotti e di tecnologie eh, ringrazio eh, voi della vostra presenza eh, in primis eh, Feder Turismo di Confindustria eh, che con il gruppo turismo di Confindustria Canavese ha permesso l'organizzazione e permettetemi di dire anche un grazie particolare al nostro esplosivo presidente Gaetano di Tondo. Grazie. Un grazie anche agli sponsor, eh, a Intesa San Paolo, al gruppo Team e a Olivetti, alla Camera di Commercio di Torino, a eh, The Data Appeal Company e Caffemania. Un particolare ringraziamento anche a BC Today e all'Istituto di istruzione superiore. Cena di Ivrea, eh, i professori e i ragazzi hanno contribuito all'organizzazione dell'evento dell di oggi. Un ringraziamento particolare ai relatori, qui oggi presenti, che hanno, eh, hanno deciso di portare la loro esperienza, la loro competenza e di condividerla con noi per un arricchimento eh, collettivo. Di questa, di, questa giornata, di questa giornata di lavori. E il turismo industriale eh, sta crescendo, è una forma di turismo eh, che sta eh, prendendo corpo, prendendo attenzione, lo si vede dalle pubblicazioni, lo si vede anche dai dati. Eh, sono numerosi i siti dismessi che meritano di essere riportati a un utilizzo nuovo, molte iniziative eh, sono, sono in corso ed è un elemento importante quello di riportarli a un utilizzo che normalmente è legato ad aspetti di natura culturale, trasformazione in luoghi per eventi, in musei eh, o in luoghi di innovazione, hub tecnologici. E la valorizzazione di questi siti è importante, eh, queste strutture eh, trasudano di, di vita, eh, trasudano di storia, eh, sono testimonianza di prodotti, di tecnologie, sono testimonianze eh, di vittorie e anche di sconfitte. Sono testimonianze di uomini e di donne eh, di imprenditoria e sono testimonianze nell'insieme di territori. I territori sono caratterizzati anche da questi elementi e ci stiamo accorgendo che sono un elemento di vita della storia del territorio e quindi è giusto valorizzarli e farli diventare un elemento di appeal per i territori. E quindi anche per le economie attuali. Vuol dire un appeal per le aziende che operano verso i clienti, verso i fornitori, vuol dire un appeal anche verso le risorse umane, verso il capitale umano di cui abbiamo tanto bisogno, abbiamo tanto bisogno di attrazione di capitale umano, di competenze sui nostri territori. Bene. La storia anche industriale e economica dei territori può diventare un elemento di brand, un elemento distintivo. Quindi la valorizzazione del patrimonio è sì un fatto economico immediato, perché sviluppa il turismo, sviluppa l'indotto, ma diventa anche una questione di immagine, di cultura, di storia, quindi di attrazione. Confindustria ci crede, la testimonianza è eh, quello che stiamo facendo oggi qui con voi nella speranza, anzi nella certezza, che eh, Ivrea Officine H diventi la sede della conferenza internazionale del turismo industriale. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie Paolo. Chiamo sul palco Elisabetta Piccoli, vice Sindaco del comune di Ivrea. Grazie, buongiorno a tutti. Eh, porto i saluti eh, prima di tutto del nostro sindaco eh, Stefano Sertoli che eh, non sta ancora bene, lunedì rientrerà ufficialmente, quindi oggi eh, leggerò un saluto da parte sua. Nel dare il benvenuto alle autorità, con un particolare ringraziamento al Ministro per aver voluto raccogliere l'invito e che so che arriverà tra poco, e a tutti i presenti, sinceramente dispiaciuto di non poter essere presente per motivi di salute, ringrazio gli organizzatori per questa prima importante occasione per aver scelto la nostra città. Il sito Ivrea, città industriale del XX secolo, il più giovane tra i siti industriali riconosciuti patrimonio mondiale dell'UNESCO. Le fabbriche raccontano storie e Ivrea ha una storia industriale importante. Il pensiero progettuale innovativo che Adriano Olivetti ha sublimato continua a far parte del DNA del luogo. Un genius loci che non è solo esperienza intuitiva, ma ha la sua ragione d'essere in un contesto territoriale e culturale tutto da scoprire. Vi invito ad avventurarvi. Un caloroso saluto e un augurio di buon lavoro a tutti da parte del nostro sindaco. Aggiungo anch'io due parole di ringraziamento, mi unisco ai ringraziamenti che ha fatto magnificamente prima il Presidente eh, di Confindustria, Canavese, e eh, devo dire che io come delega ho anche la delega allo sviluppo economico. Eh, bene, il turismo industriale sicuramente è anche una delle leve dello sviluppo economico del nostro territorio e sicuramente eh, oggi... Che, eh, abbiamo eh, anche tocchiamo con mano questo fermento nella nostra città, eh, abbiamo soltanto negli ultimi dieci mesi eh, avuto 8.000 visite registrate al visitor center e quindi questo eh, ci sta dicendo che siamo nella strada giusta. Poi non voglio rubare spazio ai relatori perché il mio eh, vuole essere soltanto un saluto di benvenuto. Quindi eh, ringrazio in modo particolare Confindustria e eh, abbiamo già detto prima eh, di, di, di tondo, che è veramente stato l'anima di tutto questo convegno, che dobbiamo pensare che sarà il primo: quindi una pietra che si pone oggi, e, e quindi assolutamente sono molto contenta di essere qua oggi e che ci sia questa valorizzazione ulteriore del nostro territorio e del nostro immenso patrimonio, che è certamente anche basato su un patrimonio eh, industriale, ma che mh, Comprende anche tutta un'altra serie di eh, un patrimonio che eh, è proprio tipico della nostra città, che ogni tanto noi non, non sappiamo ancora valorizzare abbastanza. Abbiamo qua anche il nostro assessore Casali, che eh, con la parte della cultura e l'assessorato ha eh, svolto parecchie iniziative anche nell'ambito culturale. Quindi assolutamente siamo contenti di questo eh, convegno e della valorizzazione del patrimonio industriale a partire da oggi in maniera ufficiale grazie a tutti e buon convegno grazie mille allora chiedo le, il video dell'assessore Vittoria Poggio che per motivi istituzionali non è riuscita a venire in presenza e ci ha mandato un video messaggio buongiorno a tutti eh, ringrazio per l'invito a questa importante iniziativa, la prima conferenza eh, internazionale sul turismo industriale. Quindi ringrazio ovviamente il sindaco Stefano Sertoli e il presidente di Confindustria Canavese Paolo Conta. Ovviamente tutti i relatori che hanno creato questo momento, quindi hanno dato vita a un evento che mette in vetrina non soltanto il nostro passato storico, ma anche il presente e il futuro dell'industria italiana che storicamente nasce proprio qui in Piemonte, nel famoso triangolo Torino-Milano-Genova. Come sapete la città industriale di Ivrea venne realizzata da un grande uomo eh, tra il 1930 e il 1960 e, e questo grande uomo fu Adriano Olivetti. E Ivrea è famosa per essere un esempio quasi unico eh, nel panorama, non solo italiano ma europeo per i servizi sociali destinati alla fabbrica e ai lavoratori. Eh, naturalmente tutto il territorio piemontese da questo punto di vista è un grande sito archeologico, basti pensare eh, alle grandi aziende tessile del Biellese oppure alla provincia di Verbania ai sentieri dei minatori che si sviluppano eh, toccando luoghi della storia mineraria legata allo sfruttamento dei filoni del quarzo con minerali metallici eh, contenenti oro e argento. No? Ma questi sono alcuni esempi, posso ricordare sicuramente Torino, poi che è disseminata di luoghi dove l'industria eh, ha lasciato significative tracce del passato. Eh, a Torino non si possono ehm, perdere le OGR, che sono le officine grandi, riparazioni ferroviarie, oppure il villaggio Leoman Collegno, no? nato per i dipendenti del cotonificio eh, tra fine 800 e inizio 900, ma ancora giusto per ricordare alcuni importanti eh, realtà dove ci furono delle grandi industrie, eh, il, diciamo, la, nel Cunese il filatoio di Caraglio, oppure anche all'interno della provincia di Alessandria, ad Ozzano, un'industria molto importante nel ramo eh, calcestruzzi e cemento. Quindi, realtà davvero significative, come anche quella di, a Gagliate, nel Novarese, la centrale idroelettrica Orlandi, oppure nel territorio diciamo, ehm, de, di, vicino a Varallo Sesia, eh, quella del Museo dell'Energia eh, di Varallo stesso. No? Quindi, tante realtà significative. Quindi, dopo aver ospitato per anni. Questo in generale in tutto il nostro paese Italia, ma parlando del Piemonte, eh, fonderie, miniere, birrifici, produzioni manifatturiere, villaggi di comunità operaie. Parte di questo patrimonio industriale del nostro paese è stato riconvertito nel tempo con nuove funzioni e trasformato in musei o ecomusei che proprio per volontà diciamo, di questo assessorato abbiamo voluto valorizzare per dare a quei territori dove c'era questo ricordo importante di imprese e di industrie un'opportunità di vivacità e valorizzazione attraverso anche il lavoro. Fatto dalla Fondazione Piemonte dal vivo e portando in queste realtà davvero straordinarie il teatro o, diciamo, rappresentazioni culturali di arti performative. Considero eh, davvero questi pezzi di un passato più o meno recente, che al posto di cedere il passo all'oblio e all'abbandono, sono diventati storie da percorrere in luoghi nuovamente aperti al turismo e questo è il tema della giornata che fa emergere lo stesso legame tra territori, produzioni di ogni tipo e le culture di appartenenza. Quindi davvero io vi ringrazio per questo momento e voglio rivolgere a tutti voi un grande diciamo un augurio diciamo, di successo iniziando con questo evento importante che sono sicura avrà davvero il riconoscimento che merita quindi buon lavoro a tutti voi grazie allora abbiamo parlato di Vrea del Canavese chiedo alla regia di mandare un rapido video e poi cominciamo i lavori Siamo sul palco Marina Lalli, presidente di Federturismo, Qui faccio... faccio io un caloroso ringraziamento a lei e a tutta la squadra sia di Federturismo che di Confindustria Canavese, perché abbiamo annullato le distanze. Possiamo metterci qui, se vuoi. Abbiamo annullato totalmente le distanze fra Milano e fra Roma e Ivrea, abbiamo lavorato per due mesi insieme tutti i giorni, i weekend compresi, per arrivare poi a quello che stiamo vivendo adesso. Quindi un grazie da parte mia. Grazie. Se ti vuoi accomodare. Grazie Gaetano, sono io invece che ringrazio al, al di là delle autorità che si sono susseguite anche qua sul palco. Ringrazio Confindustria Piemonte, Torino, Canavese, davvero tutti e te in particolare perché sei sicuramente la ragione per cui tutti siamo qui oggi perché hai messo tanto lavoro dietro a questo insieme alla struttura di Confindustria Canavese e di Federturismo. Io sono molto contenta di eh, aprire un po' i lavori di oggi perché effettivamente... Eh, questa volontà di fare la prima conferenza internazionale sul turismo industriale in un luogo così significativo che insomma, diciamo, non poteva che essere questo il luogo dove iniziare a narrare questo racconto di quanto sia importante conoscere i luoghi della produzione italiana. Noi abbiamo, talvolta diamo anche un po' per scontato, ma non abbiamo forse mai avuto la capacità di narrare come imprenditori quanto sia fondamentale e importante il luogo, l'idea, la visione dell'imprenditore che con la sua volontà, con la, il suo investimento in qualche modo trasforma dei luoghi. Ora chiaramente qui siamo in un luogo speciale. Eh, non tutti gli imprenditori sono come Adriano Olivetti ha avuto una visione è stato eh, una persona prima ancora che un grande imprenditore una persona molto affascinante di grandi visioni che ha saputo eh, essere ancora oggi eh, non solo innovativo ma proprio precursore eh, tante delle sue idee sono ancora oggi non scontate e anche nel fatto che aveva una visione a tutto tondo di quello che si andava a produrre, eh, a iniziare dal benessere di chi lavorava all'interno delle aziende, ma anche della bellezza, che è stata un po' l'elemento che ha accompagnato tutto lo sviluppo della filosofia Olivetti. E questo deve essere un monito, ma è anche una grande ricchezza che ci lascia e così come in, queste, in questi luoghi questa ricchezza ci accompagna così ce ne sono altri in Italia perché il Made in Italy una volta si diceva essere il secondo marchio più famoso dopo la Coca-Cola forse non è più così ma comunque è uno dei marchi più riconosciuti al mondo sicuramente porta dietro proprio tutto questo saper fare che l'imprenditoria italiana al suo interno e noi dobbiamo dare contezza, visibilità, dobbiamo rendere conoscibile tutto questo con il turismo, perché queste immagini spettacolari, veramente un video meraviglioso che abbiamo appena visto uh, qui alle mie spalle, bene hanno fatto a mettere insieme quei luoghi meravigliosi da un punto di vista artistico, paesaggistico insieme a quelli industriali, perché fanno parte del DNA di questo territorio e dobbiamo esserne orgogliosi e credo che anche nel momento in cui turisticamente si vanno a visitare certi luoghi, le persone più giovani potranno vedere come sbocco ulteriore quello dell'imprenditoria e non solo i soliti sbocchi che uno immagina alla fine del suo percorso scolastico o di istruzione. E le persone Invece più mature possono capire quanto l'attività imprenditoriale veramente trasforma i luoghi da una possibilità di sviluppo in alcune mh, parti della nostra nazione e quindi rendere in modo più orgoglioso un racconto di quella che è la vita imprenditoriale italiana. Grazie mille. E direi, hai, detto, hai toccato alcuni punti, alcune parole che poi adesso vedremo in tutti i panel successivi. Sicuramente la bellezza è fondamentale per tutta l'Italia, così come pensando al mondo olivettiano si parla sempre di stile Olivetti, di centralità dell'uomo, perché poi alla fine anche il turismo no, deve essere qualcosa che deve rispondere a dei bisogni. Quindi, assolutamente, grazie mille. Grazie, grazie. Chiamo sul palco Ruggero Parrotto che sarà il moderatore del primo panel. Io resto qui visto che sono uno dei prossimi. Grazie, grazie, buongiorno. Ci siamo? Eccoci, buongiorno a tutti, bentrovati. Allora, a me è il compito di iniziare eh, tre interessantissimi panel eh, con dei temi molto importanti. Mentre arrivavo qui, questo è un luogo che io ho visitato quasi 40 anni fa, insomma era ancora una, una fabbrica straordinaria, ho ripensato anch'io a, a Adriano Olivetti, alle persone che lavoravano qui, a quelli che non ci sono più, chissà, forse ci stanno guardando e saranno fieri, credo, credo che saranno saranno molto molto fieri. Allora, innovazione al servizio del turismo, eh, un tema eh, non scontato perché appunto mettere insieme turismo eh, e industria eh, è sicuramente il, il tema che fa, fa riflettere e la, la prima immagine sembrano due mondi diversi e forse molti lo pensano, lo pensano che L'industria è una cosa, il turismo è un'altra. Lo accennava prima anche la Presidente del FederTurismo. Ecco, penso che l'Italia a questo luogo comune dovrebbe eh, diciamo, rinunciare, dovrebbe metterlo alle spalle perché questo binomio è straordinario. Allora noi abbiamo iniziato eh, a immaginare di parlare con degli esperti, con delle personalità eh, che hanno un'esperienza eh, notevole. E quindi io chiamerei sul palco eh, tutti i eh, relatori che sono presenti e virtualmente eh, ce ne saranno un paio che sono eh, collegati appunto virtualmente, ci hanno mandato un, un video. Allora innanzitutto Federico De Giuli, eh, presidente della eh, parte di Confindustria Turismo Piemonte, poi eh, l'amministratore delegato eh, di Olivetti, il CEO Juan Gong Lin, spero di aver detto bene, e infine Mirko Lalli, che è l'amministratore delegato appunto della realtà, buongiorno amministratore, eh, anche eh, uno degli sponsor data a PIL. Ecco, eh, io inizierei però, eh, eccoci qua, buongiorno Mirko, ben arrivato, inizierei però dalla, dal presidente di eh, Musei Impresa, Antonio Calabrò, al quale abbiamo chiesto perché abbinare turismo e, e impresa è una scelta giusta ma soprattutto una scelta bella. Sentiamolo. C'è un nesso molto forte fra tradizione e innovazione alla base dello sviluppo economico italiano. L'export... La qualità della nostra produzione, l'apprezzamento su mercati internazionali sempre più esigenti, sempre più selettivi, è una caratteristica di fondo dei nostri prodotti e dei nostri servizi. Un elemento di qualità, di distintività. C'è una storia dell'impresa italiana fortemente collegata a territori produttivi, ma anche uno sguardo internazionale. Gli italiani. Come ci ha sempre ricordato Carla o Maria Cipolla, sono abituati fin dal medioevo a produrre all'ombra dei campanili, e cioè sui territori, cose belle che piacciono al mondo. I musei e gli archivi d'impresa sono fondamentali da questo punto di vista perché riescono a raccontare la lunga tradizione manifatturiera e dei servizi e una costante capacità di innovare, di trasformare le cose che facciamo. Non è un'innovazione disruptive radicale, ma un'innovazione adattativa con una capacità. La bellezza e il senso della misura. Ecco, potremmo anche dire così: le imprese italiane sono dei campioni di manifattura su misura, dei sarti meccatronici, dei sarti chimici, dei sarti farmaceutici. La misura è quello che distingue la nostra impresa. Ed è una Capacità che è stata quanto mai evidente, per esempio, negli anni del boom economico, in cui abbiamo conquistato mercati legando design, prezzo con le sue convenienze e qualità. Il design è il punto distintivo, cioè, disegno industriale che incorpora gli elementi della bellezza. La bellezza. Sulla bellezza c'è anche qui una lunga tradizione. È la bellezza scelta dai banchieri, dai mercanti e dai manifattori di Siena, che scrivono la cura per la bellezza come regola del buon governo nella loro Costituzione. È il principio di Cosimo de Medici. È la cura degli amministratori di Venezia. A fare bella Venezia, la città e i fondachi lungo tutto il corso dell'Adriatico perché c'è la consapevolezza evidente che la bellezza dei prodotti e la bellezza dei fabbricati, la bellezza delle piazze, la bellezza dei palazzi è una garanzia di qualità delle loro tratte bancarie, dei loro certificati assicurativi, dei loro prodotti. Questi elementi sono oggi dei punti forti che giustificano anche l'inserimento dei musei e degli archivi d'impresa nelle mappe del turismo. Turismo industriale come racconto della capacità e della qualità dei territori produttivi italiani. Noi siamo un grande paese manifatturiero, la seconda manifattura d'Europa e siamo stati capaci di reagire alle grandi trasformazioni delle nuove tecnologie, ma anche della sensibilità ambientale, con molta più spinta, con molta più flessibilità, con molta più intraprendenza di altri paesi europei. La riprova sta in quel 10% di crescita del prodotto interno lordo negli anni tra il 21 e il 22 dopo la crisi Covid. Possiamo sperare oggi che questa capacità si riprenda e si rimanifesti quando finirà l'emergenza legata al drammatico aumento dei costi energetici e alle conseguenze in generale sulla guerra. Punto di forza, la nostra innovazione. Brevettiamo poco, non stiamo nelle classifiche internazionali, ma lavoriamo nella definizione del dettaglio e nella definizione del servizio ai mercati. Ecco cosa raccontano i nostri archivi e i nostri musei, che sono, diciamolo in modo molto chiaro, degli asset di competitività delle nostre imprese. Sono degli elementi, cioè, in cui la consapevolezza della storia e lo sguardo al futuro la capacità di scrivere una storia al futuro, sono caratterizzazioni forti, connotazioni, punti di identità della nostra intrapendenza. Vale la pena che il turismo industriale coinvolga moltissimo non soltanto il pubblico generale, ma moltissimo le scuole, le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi che frequentando le nostre imprese, imprese aperte, imprese visibili, imprese visitabili, imparano... Quanto è bello il lavoro in impresa. Una sorta di orgoglio industriale che si manifesta nella nostra storia e nella nostra capacità progettuale. Abbiamo davanti un orizzonte. È quello che si chiama Twin Transition. Doppia transizione ambientale e digitale. Sono transizioni convergenti che hanno bisogno per poter crescere di una forte coscienza delle capacità della nostra storia e contemporaneamente... Un ambizioso progetto di modernizzazione del nostro paese. Il PNRR è uno di questi strumenti. La cura della nostra memoria è il suo fondamento. Bello, bello, tanti spunti. Un nesso molto forte tra tradizione e innovazione. Lo risentiremo Abbiamo... volentieri anche la seconda volta, però, perché veramente, come bei film, lasciano tanti spunti. Devo dire, eh, grande. Eh, anche capacità di eh, farci riflettere no? fra l'importanza del passato e del futuro, bella l'immagine degli italiani sarti che rammendano e che cuciono anche i rapporti, quanto è importante anche per i territori imparare a rammendare rapporti. Eh, per questo motivo io chiederei a Federico, Federico De Giuli di legarsi un po' a questi spunti, mi sembra che ce ne siano stati veramente molti, e farci un po' capire perché appunto turismo e tecnologia possono fare qualcosa di veramente importante. Prego Federico. Ecco eh, sì, grazie. Sì, io vorrei. Ci sono tantissimi spunti effettivamente a cui ricollegarsi. Diciamo, il, il tema diciamo, della tecnologia in riferimento diciamo, al turismo vabbè, può, può incrociare anche questo in tanti modi, così come il racconto sull'industria si può appoggiare a tanti approcci, a tanti modi di fare industria, che diciamo, negli ultimi secoli direi effettivamente si sono diciamo, realizzati. Uh, anche, anche in Piemonte, insomma, però adesso non è che noi dobbiamo stare, cioè, chiaramente il, esemplifichiamo su quella che è la nostra area, però la storia dell'industria naturalmente è una storia molto, uh, molto più ampia. Però anche soltanto guardando quello che è successo nella nostra regione, uh, abbiamo sicuramente una fase uh, proto-industriale, cioè di nascita dell'industria che si è sviluppata in maniera ampia, vasta sul territorio, realtà tipo quella iporeviese che abbiamo diciamo, raccontato un po' perché siamo qui, ma insomma però perché è estremamente significativa, con, eh, diciamo, sicuramente di, 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 rilievo, di rilievo internazionale, è una storia altrettanto significativa con caratteristiche totalmente diverse che quella dell'industria dell diciamo, che ha centro e capitale a Torino. Uh, sicuramente in questo momento qui quello che stiamo uh, vivendo, che secondo me è un aspetto interessante, che di nuovo è guidato e trainato da una uh, diciamo, rivoluzione tecnologica che però è successiva a quella che ha dato uh, vita all'industria e quello che ha portato diciamo, al fenomeno che chiamiamo di globalizzazione, che ha trasformato l'industria, quindi attraverso delocalizzazioni, attraverso uh, automazione e ha trasformato in questo modo profondamente Uh, il rapporto tra l'industria e la città. Uh, la città che, uh, per esempio, guardando Torino, è una città che è cresciuta soprattutto nel Novecento in, in, in modo funzionale all'industria, quindi attraverso una pianificazione uh, per cui la città era sostanzialmente vista e vissuta come l'estensione della fabbrica. Uh, questo meccanismo è entrato, non dico in crisi, si è, cioè è entrato anche in crisi, però diciamo si è evoluto in qualche cosa di diverso. Parallelamente, la città si è scoperta una meta turistica. Uh, anche qui perché uh, diciamo, per un processo molto più ampio di trasformazione uh, diciamo, della, 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 del motore. Eh, della, della, della produzione, cioè che passa da una produzione diciamo, di, di, di prodotto, a quella che si chiama economia della conoscenza, se vogliamo. No? Per cui l'economia della conoscenza ha sicuramente trasformato le dinamiche e il modo delle persone di fare turismo, di vivere il rapporto con le città. E questo si è realizzato eh, essenzialmente in due fasi negli ultimi anni: cioè la prima che è quella di Uh, in cui la città scopre di essere turistica. A differenza di Detroit, per esempio, eh, che è una città che era nata sull'industria, riscopre di essere stata una città anche prima dell'industria e quindi riscopre di avere un patrimonio culturale, storico, estremamente interessante. E incomincia a proporre e a vivere questa città che prima aveva disconosciuto, pensiamo a cosa era successo alla Regia di Veneria, al centro storico, cioè zone completamente abbandonate, che vengono riscoperte e diventano diciamo, un prodotto turistico a tutti gli effetti vissuto prima con un corpo estraneo, dopodiché diventa il salotto buono della città. Però anche questo processo è un processo, che, eh, diciamo, è un processo non maturo ancora, perché poi cosa ci si rende conto a un certo punto? Che il turista è in realtà interessato non solo a vedere il salotto buono, ma come quando noi andiamo in giro a, vedere, a visitare una città, siamo interessati a capire cosa sta succedendo in quella città. Chi sono i cittadini, quali sono le loro aspirazioni, quali sono il loro modo di vivere, di produrre? E, e, e quindi eh, nasce un interesse diverso anche per quelli che è il quali sono i travagli, le ansie, le aspirazioni che sta vivendo la nostra società in questo momento. E quindi anche questa fase di presa di diciamo, di, di, cioè il, il, il turismo per assurdo ci ha aiutato, ci sta aiutando a capire. Con uno sguardo esterno, eh, quello che ci sta accadendo e quindi sta forzando, sta, ha prodotto uno shock anche a livello così politico di, de, di, di riconoscimento dell'identità delle nostre città eh, e quindi a viversi non soltanto più come la città fabbrica, ma a viversi come qualcosa di diverso e a capire che anche l'industria turistica non è soltanto diciamo, un accessorio, ma è un pezzo fondamentale del modo di pensarsi della città e di vedere il proprio sviluppo. Allora, in questo modo stiamo cercando di riconnettere, ricongiungere eh, diciamo, processi che per un certo periodo purtroppo sono stati visti come divergenti, addirittura contrapposti e concorrenziali. Oh, questa immagine del turismo come diciamo, eh, strumento di consapevolezza anche per chi vive in certi territori può essere di grande interesse, tra l'altro eh, sarà uno stimolo credo anche per eh, l'intervento della del Ministro che ci raggiungerà e anche delle altre autorità che sono già presenti perché eh, questo è un territorio importante ma in Italia ce ne sono molte di realtà che grazie al turismo potrebbero eh, risentirsi importanti anche dal punto di vista industriale. Un accenno, eh, mi piacerebbe eh, svilupparlo sul tema del... Di tutto ciò che è ruotato intorno allo smart working, no? che non ha toccato solo il tema legato alla pandemia, ma ha fatto probabilmente riscoprire a molti anche l'importanza di rivalorizzare certi luoghi, certi territori, eh, vedi che è una linea che si svilupperà secondo le tue esperienze e la tua sensibilità? Cioè, di nuovo secondo me anche questo uh, sicuramente cioè, è un processo molto, più, molto generale, cioè di trasformazione dei bisogni delle, delle, delle persone, dei cittadini, uh, che, che stanno riscoprendo appunto, anche attraverso quel processo che dicevamo prima, cioè mentre uh, la città industriale era una città che aveva in qualche modo reciso, negato il rapporto col territorio circostante, uh, oggi invece si sta uh, riscoprendo il valore di poter vivere attraverso strumenti come quelli dello smart working. Uh, Uh, vivere in modo diverso il rapporto tra luogo di lavoro, la residenza la, e eh, il proprio benessere, eh, il, tempo, il tempo libero, il tempo del turismo. Quindi questo rimette in gioco anche un rapporto tra tempo libero, turismo, spazi, momenti della nostra vita che in qualche modo tendono a, a mischiarsi molto di più. Vale per noi e vale per il turista. Quindi anche questo è un concetto che va elaborato molto bene, cioè quando noi pensiamo il, la città... Per il turista, o quando noi pensiamo alla città per l'abitante residente, stiamo pensando la stessa cosa, perché così come il turista è interessato alla vita dei residenti, noi dobbiamo essere interessati ad avere un rapporto equilibrato tra il nostro spazio, diciamo, produttivo e la nostra vita diciamo, di tutti i giorni, il nostro, il nostro benessere complessivo. Quindi se noi saremo capaci effettivamente di ripensare le strategie, le nostre strategie di vita in una maniera virtuosa, sicuramente saremmo un oggetto interessante per il turista sia da conoscere, ad osservare, ma anche un territorio attrattivo, perché il turista non necessariamente deve venire qui, cioè quello che chiamiamo turista per visitarci, ma può essere anche un turista che fa un soggiorno più lungo, che viene qui e si ferma per lavorare un certo periodo, eh, quindi magari avvantaggiandosi dei costi relativamente bassi rispetto al capitale di conoscenza di cui insomma, in qualche modo disponiamo ancora, e quindi uno strumento anche per valorizzare le nostre risorse attuali. E tutto questo, l'aspetto secondo me anche particolarmente interessante rispetto alla questione del turismo, è che ci porta a riscoprire molto spesso... Percorsi e tracce che sono state praticate dall'industria perché poi l'industria, la proto-industria soprattutto, si è sviluppata lungo i fiumi, lungo le linee energetiche, lungo le vecchie, le vecchie linee ferroviarie, ehm, sulle dighe, sulle centrali energetiche cioè tutte, tutte infrastrutture che in qualche modo possono attraverso questo processo ritrovare una nuova funzione, una nuova vita e lì sta un po' la nostra maturità di dargli un utilizzo intelligente e attrattivo. E qui sarà ancora più importante il rapporto fra pubblico e privato perché poi queste, questi temi richiedono una sinergia che ancora un po' fatica e, e che forse anche occasioni come questa possono, possono stimolare. Per adesso Federico, grazie, grazie alla tua per la tua testimonianza, ma poi se recuperiamo qualche minuto faremo poi una, un secondo giro veloce. Eh, il secondo video, abbiamo appunto pensato al territorio, alla mobilità anche, eh, il secondo video eh, è l'intervento del direttore generale di Fondazione eh, eh, delle Ferrovie dello Stato, eh, Luigi Cantamessa, eh, è interessante perché racconta una storia emblematica di una grande azienda che ha avuto un'idea di valorizzazione molto bella. Prego, sentiamo cosa ci dice Luigi Cantamessa. Buongiorno e grazie per avermi fatto intervenire anche da remoto purtroppo, questa prima conferenza internazionale sul turismo industriale. Direi sul turismo che è veramente nuovo nell'accezione del termine e quanto più nuovo... In tema ferroviario, perché l'avventura iniziata dalla Fondazione delle Ferrovie dello Stato il 6 marzo 2013, nel 2023 compierà i primi dieci anni. Dieci anni di continuità di lavoro di un gruppo ristretto di persone appassionate al proprio lavoro, ma motivate dal forte orgoglio di essere ferrovie, cioè di custodire una storia che si è svolta in un tutt'uno con la svolta della storia, o meglio con lo svolgersi della storia della nazione italiana. La chiamo nazione italiana dal 1905, quando le ferrovie dello Stato si configurano come un'azienda unitaria per la gestione delle ferrovie sulla penisola. Iniziata ancora prima, nel 1839, con la prima Bayard sulla napoli portici Bene, questo svolgersi di decenni accumula una rete ramificata. Di officine dove si riparano possenti locomotive. Ma la modernità corre forse più veloce della storia dei nostri treni. E quindi, in quel marzo del 2013, quando viene costituita la fondazione FS, ci troviamo un patrimonio immenso, nel migliore dei casi dimenticato, fatto da circa 4.000 binari chiamati. Rami secchi, i famosi rami secchi degli anni Ottanta, ferrovie particolarmente tortuose, non più ritenute utili per il trasporto delle, perso delle persone, dei beni o delle cose, e quindi lasciate andare la stagione dei rami secchi: 4.000, 5.000 la datazione, o meglio, la misura è incerta, perché talune erano percorribili, altre completamente diventi i binari. Certo era ad accomunare questa famiglia di tratte era la bellezza dei territori attraversati, la bellezza dell'architettura delle stazioni, delle sale d'attesa, delle stufe in ghisa e ceramica con il marchio FS, chiunque può toccarne una, andate sulla Torino Ceres, andate sulla Sulmona Carpinone, rami secchi giudicati improduttivi e che dopo dieci anni sono tornati rami verdi per un turismo veramente sostenibile, dove il treno si inserisce in maniera superba nel paesaggio naturale antropizzato, antropizzato molto spesso dal passaggio della ferrovia stessa. Ferrovie turistiche che costituiscono un tutt'uno con il fattore umano, proprio perché lo permeano da più di cent'anni. Questo patrimonio sarebbe diventato, nella migliore delle ipotesi, delle piste ciclabili. Le biciclette... Oggi sono un grande alleato, ma a bordo del treno, a bordo di treni storici, a bordo di carri bagagliaio che stiamo instaurando e che nell'anno prossimo saranno disponibili in tutta Italia. Accanto a queste linee ferroviarie, come ho detto, vi erano delle grandi officine, tra cui la più bella, il Museo Nazionale Ferroviario di Portici, direttamente sul mare, di fronte a Capri, alle spalle del Vesuvio un posto di incantevole bellezza, tutto sommato aperto dalle ferrovie nel 1989, ma vissuto tra alterne vicende, in chiaro scuro, quasi sempre chiuso per adeguamenti, o meglio, permessa in sicurezza. La fondazione inizia il restauro nel 2015, nel 2017 lo riconsegna il primo lotto all'inaugurazione avvenuta alla presenza del Presidente della Repubblica. Nel 19 per i 180 anni della prima ferrovia terminiamo il restauro di questo posto meraviglioso che le mie parole non possono descrivere perché vorrei che tutti da Ivrea poteste prendere un treno magari notturno della compagnia de Vavolito e scendere nella stazione ferroviaria di Pietrazza che abbiamo creato dentro il museo. Insomma questo patrimonio industriale fatto di 50 treni antichi che raccontano la storia d'Italia uno di fronte all'altro nelle architetture borboniche del reale opificio voluto da Ferdinando II di Borbone, e in questo patrimonio oggi, lo dico con un certo orgoglio e con un grazie ai miei collaboratori: oggi registra 300.000 presenze l'anno. Sono ancora poche, ma nove anni fa ne faceva 6.000 l'anno. Concludendo, nel caso della Fondazione Ferrovie dello Stato, due esempi di patrimonio industriale. Un museo e un museo diffuso, un patrimonio industriale semovente, fatto di treni, di carrozze, di lettorine, di locomotive a vapore, di ferrovie e di stazioni. Ecco perché è un caso credo particolare e mi piacerebbe potervelo davvero mostrare. A bordo di un treno storico o nei padiglioni del Museo di Pietrarza. Buon lavoro e grazie. Bene, allora abbiamo ricevuto un invito ad andare a Petrarza, quindi non per fare concorrenza di Vrea, ma per fare appunto rete. E poi anche questa immagine bella del ramo secco, no? si pensa spesso, dice qui siamo su un binario morto, quante volte lo abbiamo detto. E, e invece questa è una bella storia. Eh, di eh, valorizzazione di, di binari che poi a volte non sono morti sono solo lì, hanno solo bisogno di qualcuno che gli ridia valore, gli ridia vita quindi grazie alle ferrovie eh, io passerei alla testimonianza di Guang e, e innanzitutto gli chiederei come ci si sente a tu sei romano, giusto? sei nato a Roma quindi insomma ma anche questa è una è un riferimento particolare. Come ci si sente a essere amministratore delegato di Olivetti? Cioè, non è una cosa proprio semplice, vero? Domanda, domanda complicata, però sì. Ehm, allora, si sente con una grande responsabilità, innanzitutto, per tutta la storia che Olivetti ha rappresentato e che deve continuare a rappresentare. Ed è per questo che eh, Olivetti si sta trasformando. Olivetti, non so se tutti lo sanno, è parte del gruppo Team ed è uno dei motivi per cui siamo qua e oltre a continuare il business un po' tradizionale di Olivetti, eh, la stiamo trasformando e oggi è di fatto la fabbrica interna al gruppo Telecom Italia, al gruppo Team, e si occupa di IoT e intelligenza artificiale eh, e quindi di tecnologia che guarda al futuro. Quindi questa trasformazione porterà Olivetti, sta portando Olivetti verso il futuro, verso eh, quello che è l'innovazione ai tempi d'oggi. È Già partito, avete visto, è già andato, è andato già sul business. però, eh, no, io ho deciso di iniziare da questo aspetto perché penso che quando si vede una persona giovane eh, guidare un, un gruppo così importante, una realtà così eh, anche emblematica, beh, anche questo è un segno bello di, di cambiamento che, di cui dobbiamo essere fieri. Quindi, adesso parliamo di Olivetti perché. Eh, siete convinti di poter mettere d'accordo tutti? Perché io ho visto una presentazione qualche giorno fa, veramente particolare, che mi ha girato Gaetano, una, una testimonianza molto, molto bella che hai fatto in un evento. E devo dire, eh, io ho lavorato 12 anni, 15 anni in Telecom, SIP Telecom, quindi conosco bene quel mondo. Devo dire che è una. È una vista molto illuminante, se ce la vuoi raccontare, cosa state facendo per appunto, mettere d'accordo tutti? Grazie, allora sì, in realtà vorrei prenderla un po', no? non parlare poi solo di noi, ma un po' della tecnologia a servizio del turismo, eh, perché spesso le due cose vengono viste quasi come se non si toccassero particolarmente, in realtà la tecnologia per il turismo eh, può fare tantissimo. Eh, ci sono tante, tanti ambiti, ne vorrei citare solo quattro, eh, di ambiti dove la tecnologia può fare davvero la differenza al turismo, sia industriale che non, al turismo in generale. E la prima è la conservazione del patrimonio. Eh, esistono tecnologie, appunto IoT come quelle che citavo prima, quindi oggetti connessi, che aiutano a, tenere, a conservare, a preservare il patrimonio turistico del, del, del paese e quindi a monitorare H24 7 giorni su 7. Le nostre infrastrutture, il nostro patrimonio per prevenire eh, dissesto, per prevenire crolli, per prevenire disastri. Eh, apro e chiudo parentesi: questo si può applicare anche al dissesto idrogeologico, visto che è un argomento eh, importante di questi giorni, e vale anche per i siti turistici. E quindi, grazie a tecnologia, IoT, si può fare. Quindi, questo è il primo ambito. Il secondo ambito, se vogliamo un po' più classico, è quello proprio di migliorare l'esperienza del turista: no? dal, dal booking al, al ticketing. Eh, anche alla gestione delle code, quindi l'esperienza del viaggiatore, del turista nei nostri siti con la tecnologia la si può rendere più facile, più veloce, più adatta a quello che è l'aspettativa dei giovani, ma non solo, ormai l'esperienza di riferimento è quella di Amazon, di Google, di Microsoft e questa stessa cosa la si può portare quando si visita un sito turistico, no? questo è un secondo ambito importante. Mi vorrei soffermare invece sul terzo, che riguarda... Eh, i dati, guarda i dati e la conoscenza, che è uno degli ambiti in cui opera Olivetti, appunto il big data e l'intelligenza artificiale. Eh, è finita l'epoca in cui si può fare turismo o programmare il turismo guardando il passato. Questo perché abbiamo vissuto ormai delle discontinuità talmente profonde, talmente eh, radicali, che è quasi inutile guardare il passato per capire il presente e per prevedere il futuro. Se si guarda il passato si vede un'epoca in cui non c'era stata la pandemia, in cui il digitale era 3-4 passi indietro, in cui non c'era una guerra. Quindi è praticamente inutile guardare cosa succedeva nel 2018-2019 e per capire cosa succedere oggi, per attrarre nuovi turisti, per capire come si comporteranno. Servono dati granulari, affidabili, abbondanti e eh, in tempo reale. Senza di questo si va al buio. Si va al buio a tentoni, cosa che è assolutamente inefficiente. Per dire, con i dati di localizzazione, ovviamente anonima, eh, delle SIM che sono nei dispositivi delle persone che si muovono, si può sapere in tempo reale, in un sito turistico, quante persone ci sono in questo momento, da dove sono arrivate, che mezzo hanno preso per arrivare, se si sono fermate nel territorio e quindi che indotto hanno generato e che cosa faranno il giorno dopo. E si può prevedere molto facilmente che cosa succede. E con le tecnologie di intelligenza artificiale si può fare quello che si chiama in gergo il digital twin, ovvero una ricostruzione digitale di una porzione di territorio, come può essere per esempio un sito, e poi poter applicare delle simulazioni, prima ancora di farle, per esempio alla viabilità, per favorire la sostenibilità, ridurre il traffico, le emissioni. Favorire l'inclusione di persone a ridotta mobilità e semplicemente simulare tutta una serie di scenari e poi applicarli in maniera ovviamente molto più eh, prevedibile. Altre cose che si possono fare è controllare l'accesso di quelli che si chiamano i turisti mordi e fuggi, no? che consumano le risorse e non erogano poi eh, un beneficio al territorio, si possono misurare quanti sono, applicare delle tasse d'ingresso, dei biglietti d'ingresso e poi misurare gli effetti. Tutto questo si può fare, la tecnologia, la tecnologia esiste. I dati esistono, quindi data-driven tourism, mi viene da dire, è un paradigma fondamentale nei tempi d'oggi per non andare a caso. Il quarto e ultimo ambito dove la tecnologia può fare la differenza è quello di rendere la visita molto più immersiva. Grazie al 5G, la realtà aumentata si può vivere un sito o un evento in modo totalmente nuovo. Quindi, per esempio, mi trovo nel Colosseo e con lo smartphone potrei inquadrare e vedere una ricostruzione di come era il Colosseo e quindi rendere la mia visita molto più immersiva. Oppure permettere a persone che non possono accedere di farlo virtualmente. Eh, faccio un esempio di un evento che è stato eh, realizzato da Tim, un concerto a Pompei, in cui grazie alla copertura 5G si potevano creare esperienze 3D in tempo reale per le persone che erano dentro che potevano mixare quello che vedevano realmente con la tecnologia e avere un'esperienza ancora migliore. Ora tutto questo sembra futuribile ma c'è già e guardando un po' in giro io da viaggiatore, no? se vado a Londra, Los Angeles, anche in posti che teoricamente sono molto avanzati, vedo ancora molto poco di questo. E questa è un'eccellente notizia perché significa che noi che abbiamo un patrimonio straordinariamente superiore a tante altre realtà, possiamo fare un passo veramente avanti e non essere sempre quelli che dicono... Abbiamo un grande patrimonio, ma ancora non lo sappiamo sfruttare, perché si può fare. Allora, cosa che serve? La no? domanda potrebbe essere, cos'è che manca allora? Dal mio punto di vista personale servono tre cose. Uno, da un punto di vista delle istituzioni, è necessario creare le condizioni per fare questi passaggi, per realizzare queste quattro cose che ci siamo detti prima. Quindi creare regole, semplificare la burocrazia e indirizzare gli incentivi per fare in modo che questo patrimonio si possa sbloccare. Sulle. No, ci sta, ci sta l'applauso, ci, no, ci sta. La seconda condizione sono le istituzioni locali che spesso amministrano queste cose, che devono avere il coraggio di prendere queste sfide e applicarle, perché spesso ci vuole coraggio, ci vuole visione d'insieme. Un caso d'eccellenza è Venezia, con cui abbiamo realizzato per la prima volta la piattaforma di Smart City, che molte delle cose che ho raccontato ce le ha e ce le ha implementate. Quindi serve un po' il coraggio di un'amministrazione nel farlo. E infine, il punto nostro, operatori del settore, che devono mettere insieme cose che oggi spesso sono tutte separate, lasciando il problema in casa dell'amministrazione o del cliente che deve mettere insieme cose che non si parlano tra di loro. Ed è per questo che Team Enterprise mette insieme Cyber Security, Cloud, IoT e connessioni 5G e fibra perché queste cose vanno messe insieme, altrimenti si crea solo tante piccole isole tecnologiche che non si parlano tra di loro. Però io sono ottimista, perché la tecnologia c'è e abbiamo una grandissima opportunità davanti. Grazie, grazie davvero. È un messaggio, messaggio bello, insomma, di grande eh, anche contenuto, ma anche di, di speranza, perché queste cose ci sono già. Uh, ho immaginato i giovani che possono essere i veramente eh, protagonisti, quindi mi verrebbe da dire quanto può essere importante per Olivetti e quanto non sia già per Olivetti importante avere un rapporto forte con le eccellenze, con le accademie e, e qui ne abbiamo molte, qui intorno, e anche con la ricerca. Diceva Calabrò, noi facciamo pochi brevetti, ma in realtà abbiamo... Una delle ricerche migliori del mondo in tanti campi. Quindi immagino che anche voi stiate lavorando e abbiate in mente di lavorare più a braccetto col mondo dell'università e della ricerca. Sì, se posso, se posso eh, mi sembra un, un eccellente gancio per dire che anche l'innovazione si è trasformata. Ai tempi, se vogliamo, di Adriano Olivetti, l'innovazione era differente e lui l'ha saputo interpretare in un modo forse unico e irripetibile. Oggi è diversa, oggi si parla molto più di open innovation, l'innovazione non è più costruita dall'RD di un'azienda che in un ufficio immagina il futuro, ma deve essere aperta con le istituzioni, con i centri di ricerca, la nostra piattaforma di Smart City l'abbiamo fatta con due università e con centri di ricerca perché lì si creano le competenze che non hanno ancora un mercato e quindi si possono utilizzare, e spesso l'innovazione si fa con il cliente stesso, che è una, un altro bellissimo paradigma, il caso di Venezia è uno di questi, la nostra piattaforma di Smart City l'abbiamo realizzata per la prima volta insieme al Comune e ci siamo messi insieme a farlo. E questo è un qualcosa che prima magari non esisteva. Oltre ovviamente alle competenze interne, noi abbiamo un master col Politecnico di Torino, dove eh, facciamo con un contratto di apprendistato entrare appunto i giovani che portano quella freschezza, quella visione che serve per fare queste cose. Ottimo, ottimo. Grazie davvero. E abbiamo parlato di anche grazie al, al tuo intervento dell'importanza dei dati e della importanza di. Guardare al futuro, no? come diceva anche Calabro la storia al futuro. Quindi chiedo a Mircolalli di aiutarci a capire che cosa già oggi è possibile fare, già cosa si fa oggi e cosa in realtà fanno solo in pochi, ma sono un gruppo di industrie e di imprenditori illuminati. E lui è uno di questi, il fondatore di questa bellissima azienda. Ecco, facci capire eh, cosa alzare. potrebbe accadere. Sì, sì, prego, certo. Allora, io sono un po' intimorito a parlare per ultimo dopo tutti, però mi ha alzato tantissime, tantissimi ganci. Noi facciamo esattamente quello che, che, che ha descritto, cioè noi raccogliamo i dati per il turismo, la società si chiama DataPill e eh, abbiamo la missione, il motivo per cui la esistiamo, il why, per dirlo con le parole di Simon Sinek, è proprio quello di democratizzare e semplificare l'uso dei dati utilizzando l'intelligenza artificiale. Analizziamo tante fonti dati, siamo nati per il mondo del turismo nello specifico, anche se oggi lavoriamo con tanti altri settori. È stata per noi un po' una scoperta, eh, ma non ci ha molto stupito. No? C'è una ricerca di Forrester che dice che soltanto il 27% dei dati raccolti poi vengono effettivamente utilizzati. Ecco, nel mondo del turismo forse ancora meno. Quindi è, ci sentiamo davvero la missione di aiutare le imprese e i territori del mondo del turismo di essere più data driven. Lo facciamo raccogliendo, siamo l'unica azienda in Europa che raccoglie dati geolocalizzati, dati di percezione, dati di terze parti, tra cui anche dati appunto delle celle telefoniche che venivano citati, che sono una componente importante, e eh, abbiamo ovviamente i dati storici, ma quello che è importante è avere forecast per il futuro, che è tutti, tutto... Eh, tutti vogliono, no? vogliono sapere cosa succederà domani, non cosa è successo nel passato. 129 fonti dati, una stack tecnologico proprietario che ci permette di tirar fuori informazioni sulla percezione dei territori, delle imprese e dei brand e del turismo e oggi abbiamo provato a fare una piccolissima analisi, un piccolissimo carotaggio su qual è la percezione dei musei d'impresa. Abbiamo mappato, avevamo già in realtà... Eh, I circa 100 musei d'impresa che sono presenti sul sito e abbiamo provato ad analizzarli. Tra l'altro mi ricollego anche a quello che veniva detto precedentemente. Questa è, è una slide che non, uso sempre: eh, perché noi mappiamo tutto, Dicevo, ce l'avevamo già nel nostro data lake i musei d'impresa, e come abbiamo le pompe di benzina, come abbiamo i negozi, come abbiamo i bar. Perché quando il turista, anzi, quando il viaggiatore contemporaneo, quando il cittadino. Temporaneo, guardo Paolo. Quando il cittadino temporaneo arriva nel territorio, costruisce porzioni di esperienza con tutti i touch point del territorio. Normalmente il bias più grande che si fa è analizzare il settore del turismo analizzando solo gli hotel, che ovviamente è la componente più importante, ci mancherebbe, ma è un pezzetto dell'esperienza. Pensate anche voi quando mi muovete come viaggiatori in un territorio, quante altre porzioni di esperienza avete. Tra l'altro i musei d'impresa. Hanno una componente fondamentale, cioè fanno parte dell'identità del territorio, che è esattamente quello che i turisti contemporanei vogliono, non cercano luoghi turistici. Nessuno di noi, tra l'altro, quando viaggia si sente un turista, che è anche un'accezione un po' negativa. Eh, siamo alla ricerca di quella che è un'identità specifica del luogo che in alcune città, in alcuni luoghi speciali come questa, è rappresentato soprattutto anche dalla storia industriale del luogo. Abbiamo fatto anche una, eh, una, un parallelo, con, il parallelo è soltanto sui primi, perché del ministero, dei musei, del, i musei ufficiali del MIBAC ne abbiamo soltanto eh, analizzati alcuni per questa ricerca, si vedono però alcune tendenze. Cioè, intanto non c'è nessuna differenza, se guardate un po' le, le, la composizione dei pubblici tra i musei tradizionali e i musei d'impresa, più o meno la composizione di italiani e stranieri è più o meno la stessa, non, non cambia. La stagionalità, quindi la eh, distribuzione nel corso dell'anno dei visitatori in queste strutture è praticamente sovrapponibile, quindi di fatto sono già considerate parte dell'esperienza turistica del luogo fanno parte della, della componente esperienziale del luogo stesso. La, la linea blu è il Ministero della Cultura, la, le barre sotto sono il Ministero della Cultura, sono i musei statali, le barre sotto sono i musei d'impresa. Nell'analisi invece della percezione è interessante, è interessante perché eh, si riescono a capire attraverso l'analisi dei contenuti, dei post, dei commenti analizzati con un sistema di NLP di Natural Language Processing clusterizzato come vengono percepite queste strutture. Eh, volendo anche per mercato ci torno su questo perché ho un dettaglio un po' migliore vado solo per andare un po' più veloce mentre è interessante vedere quali sono i principali musei d'impresa per popolarità e non mi stupisce che siano quelli che sono legati a, a brand immediatamente riconoscibili sul mercato no? il primo è il museo Ferrari anche qua niente, non vi dico credo niente di nuovo, museo Lavazza, museo Ducati e così via. Ce ne sono alcuni un po' anche inattesi, però è interessante vedere come nella valorizzazione il territorio riesca a far emergere alcune realtà in maniera così forte. Il sentiment, il sentiment ovviamente è un indicatore sintetico della percezione, quindi della qualità dell'esperienza dei viaggiatori, è sempre molto molto alto. È interessante però il breakdown del sentiment, ci arrivo. Vi dico soltanto però un, uh, un dettaglio nel minuto che mi rimane. Eh, I musei d'impresa hanno una scarsissima oggi presenza digitale. Quindi i contenuti sui musei d'impresa si trovano sostanzialmente su pochi canali. Sui social tradizionali, come vedete, un po' tutti sono su Facebook. Uh, Twitter, YouTube, Instagram, uh, vabbè, sì, producono un po' di contenuti, mentre la parte di reputazione, quindi i contenuti che altri producono visitando questi musei, sono sostanzialmente su tre canali. Google, Google vuol dire Google Maps, Google Maps è il canale che cresce di più in termini di feedback economy, cresce del 1500% anno su anno, e Google ci sta puntando tanto. Come vi muovete, vi arriva la notifica di Google Maps dicendo eri là, come ti sei trovato, mi racconti un po'. TripAdvisor un pochino e un pochino Facebook. Quindi questa, questo vuol dire che c'è un po' di presidio da fare, perché la distribuzione dell'immagine ovviamente passa anche da qua, e c'è un po' di cura. Tutti i canali che abbiamo visto su Google, forse ce ne sono due o tre che hanno fatto il claim della venue per poter gestire attivamente il punto di interesse, tutti gli altri sono completamente spontanei. Nel breakdown della, eh, della percezione è interessante andare a vedere, eh, perdonate è un po' piccolo ma erano tante voci, le ho volute mettere tutte, è interessante vedere alcune, che, che cosa è successo. Intanto c'è un eh, calo, vi faccio vedere solo gli outlier, poi chi è interessato mi scrive e vi mando la presentazione. Gli outlier sono, intanto c'è un meno 30 di sentiment sulla digitalizzazione. Che cosa vuol dire la digitalizzazione? Ve lo faccio vedere, c'è un meno 50 sull'organizzazione, anche questo vi faccio vedere che cosa vuol dire. E poi nella slide precedente c'era un punto di criticità sulla parola costi, che sembra strano, i costi dei nostri musei in media rispetto al resto del mondo sono molto molto bassi, sia di quelli statali che di quelli di impresa. Il costo è una, un indicatore generico di value for money, quindi se c'è un problema che si riserva sul costo, è come se si avesse avuto la percezione che, vedi, si vede anche qua: prezzo. Questa è una mappatura semantica in cui si vede il cluster di cui si parla di più, che sono più verdi, eh, di, cui si parla, scusate, di cui si parla di più, sono il tile più grande, in maniera più positiva sono più verdi. Prezzo è rosso, quindi come se ci fosse una criticità sul prezzo. Che cosa vuol dire prezzo? Ve lo faccio vedere. Questa è la, la segmentazione del prezzo, quindi se andando dentro la parte prezzo come si segmentano maggiormente gli interessi. Parcheggio, negozio, biglietto guida, esposizione. Quindi come se ci fosse sull'organizzazione le criticità si concentrano su queste aree. Sulla parte della, della digitalizzazione invece che è... Diciamo la parte interessante anche a seguito dell'intervento precedente, si vede come c'è un altissimo apprezzamento sul fatto di poter prenotare online, saltare le file, salta la riga, salta la fila è la stessa cosa, magari è una traduzione da altre lingue in, uh, non, non corretta semanticamente, e il sito web non sempre viene percepito bene, mentre la parte più negativa che, viene per, che, che, che se c'è non è fatta bene o molto spesso non c'è è la parte mobile. Ovviamente siamo nel 2022, è abbastanza inaccettabile che non ci sia questa parte. Ecco, chiudo con uh, soltanto due indicazioni. Ho fatto la settimana scorsa un'analisi di tutte le salve che sono state fatte l'ultimo anno, da, di quali sono le priorità per gli operatori del turismo e di le, in tutte le salve che sono uscite, Focus Right, in tutti gli eventi emergono queste cinque priorità: dati, tutti parlano di dati salvo poi non usarli, però tutti ne parlano, diciamo dati è una priorità, la sostenibilità, qualsiasi cosa voglia dire, perché anche qua tutti parlano di sostenibilità, anche qua sarebbe interessante entrare nel dettaglio, la riduzione dei costi, ne abbiamo parlato anche prima dell'impatto dell'energia, l'automazione, automazione vuol dire riuscire a, che, ad avere qualcosa, dei sistemi che riescano a fare meglio il lavoro attraverso l'intelligenza artificiale, ad esempio, che... Normalmente facevamo, facciamo a mano, e la carenza di personale. Peccato che le priorità dei viaggiatori siano un po' differenti. Intanto, al primo posto, surprise, emerge sempre la parola luxury, qualsiasi cosa voglia dire, perché il lusso non è quello di una volta. Il lusso vuol dire, guarda caso, riuscire ad andare in dei posti che esprimono un'identità e una possibilità anche di entrare in contatto con la comunità del posto. Questa è un po' la percezione del lusso. La sostenibilità, questo è l'unico punto di contatto, però io ho il sospetto che la sostenibilità per gli operatori voglia dire una cosa differente per la sostenibilità dei viaggiatori, anche qua sarebbe interessante. Cultura, ci siamo, siamo nel cuore della cultura ad esempio di un posto, autenticità, ci siamo, che cosa è più autentico di questo posto dove siamo? e l'esperienza reale, quindi real people, local people, e non esperienze costruite a tavolino, ma in qualche modo vere del territorio. E anche qua mi sembra che questo territorio, come tanti altri, le esprima tante. Grazie. Grazie, grazie Mirko. Grazie per i tanti spunti, anche l'ultima immagine se la, la rimettiamo... Credo che sia emblematica l'ultima slide dell'intervento di Mirko perché appunto il passato eh, è un riferimento importante ma eh, le turbulenze si, si vincono appunto pensando, pensando in modo diverso. Quindi grazie davvero. Eh, terminiamo questa bella carrellata con eh, Gaetano. Gaetano, io ti chiedo di eh, darci eh, qualche spunto che lega tutte le nostre riflessioni di, di, di questa prima parte della mattinata. Allora, io mi sono, grazie. Mi sono segnato un po, di, un po' di appunti perché gli stimoli sono veramente tanti. E parto da una citazione di un'intervista di Marina Lalli di qualche mese fa al Sole 24 Ore Financial Times. Il turismo è il volto economico della cultura. E, e, proprio perché siamo in una casa no, che è cultura, secondo me questo è fondamentale. Cioè partirei da questo come, come, come principio. Io non vorrei non vorrei sbagliare, ma credo che il Cravattino eh, vero? Tocchi il, ah, il microfono il aspetta. Il microfono eh, lo scusa, eh, ma era solo. No, non era, Perfetto. lo devi abbassare la parte sinistra del Cravattino. Facciamo eh. così Perfetto. Perfetto. apposta! Ah, no, quindi partendo, partendo da questo, sicuramente. Come è stato detto, siamo in un, in un posto che è reale, no? non è costruito, è autentico. Allora, in questa autenticità, i percorsi che stiamo facendo, ma li stiamo facendo appunto come insieme al Comune di Ivrea, come team, come Olivetti, come archivio storico, faccio giusto due o tre esempi. Allora, uno di questi, perché c'è anche Paolo Verri che parlerà dopo, no? il Ivrea, capitale italiana del Libro 2022. Allora, è stato un percorso, no? nato due anni fa insieme a Costanza Casali, assessore al turismo e alla cultura, che salirà sul palco dopo, che abbiamo così cominciato a ragionare insieme, ed è un altro esempio di come la cultura sia un, un abilitatore del turismo, perché... In questo ormai sono sei mesi perché poi in realtà siamo partiti a giugno e andremo avanti fino a un pezzo dell'anno prossimo, però Ivrea è diventata un, eh, un, un parco giochi, fatemelo dire così, dal punto di vista dell'invenzione, dell'ideazione di qualcosa che va a parlare anche ai giovani. Allora i giovani sono un altro tema che è sicuramente è fondamentale, si è parlato di dati, si è parlato di nuove tecnologie, allora nel momento in cui... Eh, ormai leggiamo tutti, no? Metaverso, intelligenza artificiale, realtà virtuale. Allora, tutto questo serve innanzitutto per abbattere le distanze fra reale e virtuale e della dimostrazione del fatto che il virtuale in realtà aiuta il reale. Eh, noi abbiamo fatto, eh, siamo alla quarta mostra di sei su Olivetti e la cultura responsabile d'impresa. Nelle, nelle mostre voi troverete sul sito dell'archivio storico dei percorsi in realtà virtuale. All'inizio c'era qualcuno che diceva: No, è inutile che lo fai perché altrimenti poi la gente non viene. Invece è stato il contrario, perché la gente viene, poi va ad approfondire, oppure la gente approfondisce prima e poi viene a vedere. Quindi questo passaggio è qualcosa che lega virtuale e reale. Allora, il metaverso di cui si parla tanto, può essere un ulteriore, un ulteriore stimolo. Prima Quang ha citato l'esperienza di Pompei che abbiamo fatto, dove la parte di metaverso non c'era ancora, ma il metaverso in generale può servire, ci sono degli esempi a livello internazionale che si stanno facendo per approfondire esempi di Hospitality, per provare a fare delle esperienze immersive. E turistiche in luoghi dove magari uno non ci può andare, possono essere gli abissi, possono essere tante altre cose. Allora anche questo, siccome siamo in questa sala, siamo in questo contesto, un'idea può essere per il futuro. Perché non proviamo a pensare a creare no, un metaverso con degli avatar dove ci dove, a quel punto andiamo a ricostruire Dai Camillo? Olivetti, Adriano Olivetti piuttosto che Carlo Scarpa, tutti gli architetti e ricreiamo delle situazioni delle condizioni. Eh, in fin dei conti le, le comunicazioni che vediamo su questo tema no, sono entra nella storia, entra, no, entra negli ambienti diversi rispetto a quelli, rispetto a quelli reali o dove non potresti entrare. Allora l'uso della tecnologia, l'uso dell'innovazione dovrebbero no, essere un acceleratore. Eh, L'ultima cosa sui giovani, visto che comunque è stato un gancio, tu, tu hai citato no, il master che stiamo facendo, col Politecnico di Torino, ma anche col Politecnico di Milano ci sono tutta una serie di approfondimenti in ambito turistico, no? il Politecnico di Milano fa gli osservatori e alla fine tutte, tutto quello che esce dal punto di vista di punti d'attenzione sono questi, sono già stati citati praticamente tutti, il Politecnico di Torino lo stesso, l'unico punto forte di entrambi e l'hanno detto, eh, Quang l'ha detto Mirko, è il tema anche dei dati, cioè il futuro del turismo è di chi ha i dati, cioè i dati e di chi ha la capacità di leggerli, quindi per leggerli ci vuole anche l'intelligenza artificiale e ci vogliono poi delle, nuove, delle, nuove, eh, delle persone con una nuova formazione, quindi questo poi è l'altra parte di circolarità e la formazione a quel punto diventa anche... Non soltanto in ambito tecnico e tecnologico, ma anche in ambito turistico, ne parlavamo anche con, anche con Marina. Quindi il concetto di formazione poi deve essere trasversale, cioè bisogna far sì che le persone che gestiscono il turismo siano anche in grado di cogliere, e di captare queste evoluzioni, queste innovazioni. Grazie, grazie, grazie Gaetano. Allora, Tre minuti per chiudere questa carrellata e, e faccio ai, ai nostri amici una domanda molto semplice, già in parte Guanga ha uh, 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 già risposto, ma mi piace se, se anche lui. Cosa fare, Federico? Una cosa concreta da fare subito. Queste sono anche occasioni propizie, perché non, uno non porta a casa solo lo stimolo, ma porta a casa anche relazioni, no? rapporti. Quindi, tenuto conto di quello che abbiamo detto, una cosa da fare subito nei prossimi mesi. Secondo me, allora, non è che non voglio evadere la domanda, però le cose da fare sono state dette, cioè l'uso della tecnologia, come può essere fatta, l'appoggiarsi sui dati, imparare ad analizzarle, eccetera. Secondo me, l'osservazione invece da un punto di vista proprio di governo di questo processo importante da fare è che quello che abbiamo detto oggi non atterra soltanto, io qui sono, diciamo, rappresento una categoria turistica diciamo, locale, e però non, non, non atterra soltanto sul turismo, cioè noi stiamo parlando di processi che riguardano non so, il PNRR nel suo complesso, cioè l'impatto che avranno gli investimenti nel loro complesso sulla società e sul territorio. Quindi come facciamo a interagire con questi processi? Se noi andiamo a vedere i codici ATECO nei bandi che vengono fatti eh, con i fondi, cioè, il turismo è marginalissimo. Il problema è riuscire a tenere insieme la visione eh, e quindi noi dobbiamo come turistici riuscire a sollecitare, diciamo, eh, eh, diciamo, a produrre elaborazione in modo che, eh, che, diciamo, che i decisori riescano a tenere insieme la visione che fa sì che questo generi un'economia nella quale il turismo ha il, ha il proprio spazio. È molto complessa questa cosa, cioè richiede un diverso modo anche di fare lobby, di fare politica, di, fare, eh, di, 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 di parlarsi. È molto interessante questo, molto bello perché eh, è l'idea di una contaminazione concreta, non solo uno slogan, ma significa anche che chi si occupa di turismo, nei tavoli eh, dove si decidono gli investimenti, dove si fanno le scelte, eh, chi si occupa di turismo ci sia e ci sia con delle idee. Sono fondi ICT, sono fondi logistica, sono fondi cultura. Rigenerazione dei siti. Wang. allora io credo di aver spoilerato la risposta già prima, però insomma la sintesi che vorrei dire è cosa dobbiamo fare: agire. Agire oggi perché abbiamo una situazione unica, una possibilità unica in questo momento: c'è la tecnologia, ci sono anche i fondi e c'è l'occasione, e c'è l'esigenza. Quindi, ognuno per il suo pezzo, istituzioni. Addetti ai lavori come noi e operatori del settore del turismo, insieme, ognuno per il proprio pezzo, deve agire e deve agire adesso. Ottimo, Mirko, mi hai fatto venire in mente la, la realtà dell'Emilia, la Motor Valley. Prima, insomma, ho pensato a Librea Valley, no? Non lo so, lo so, il brand è diciamo secondario, no? No, no? Non è costruibile. Oddio, sì, è anche costruibile a tavolino. Diciamo, questa cosa è un po' una narrazione condivisa, il punto anche che lega questa cosa che tu dici con la sostenibilità è proprio riuscire a trovare quell'accettazione, quel punto di contatto tra cittadini residenti e cittadini temporanei. Quindi che tutte e due credano nella stessa storia e riescano a, ad accettare appunto, cioè, se è una definizione dal basso a proposito di Open Innovation ce la vedo. Se è una cosa calata dall'alto, ne abbiamo viste fallire tante di queste operazioni che arrivano dai brand e poi in realtà non si affermano, anche per poi oggettive carenze... Di, 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 non, ha, non ha molto senso promuovere una cosa del genere all'estero se poi non c'è appunto tutto il sistema attorno che recepisce. Getano. Grazie. Getano. Ma io sono sicuramente ovviamente d'accordo con loro e senza ripetere no, quanto già detto. Prenderemo spunto da questo evento per dire eh, andiamo avanti, cioè non rendiamolo, questo era già poi anche l'obiettivo, non rendiamolo una, un momento fine a se stesso che da domani no, finisce ma da qui cominciamo ad aprire dei tavoli di lavoro concreti anche su tutti i punti che sono usciti che a quel punto toccano il turismo in generale e non soltanto quello industriale cioè partiamo da questo casino, da questo spunto che me è importante già essere riusciti a farlo però da qui apriamo una serie di tavoli tutti insieme con tutti gli attori necessari grazie, c'è un passaggio grazie davvero poi facciamo un applauso finale eh, c'è un canto brasiliano che dice quando si sogna da soli è solo un sogno quando si sogna insieme è la realtà che comincia. Grazie, grazie a tutti, grazie davvero. Allora, io invito sul palco Renato Lavarini, capo di gabinetto del comune di Ivrea e gestore del sito UNESCO di Ivrea. Renato, ti cedo il palco, a te e ai tuoi ospiti. Posso? Bene. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie anche da parte mia a Confindustria Canavese, Feder Turismo, per aver pensato e organizzato questo, questo evento. Uh, grazie a Gaetano per uh, avermi coinvolto. Con Gaetano c'è una, una continua collaborazione non solo della cura dei capelli lunghi, uh, io me li sono tagliati, lui no, ma uh, nella uh, attività di riflessione e di progettazione uh, che... Uh, eh, tocca il sito, eh, il sito patrimonio mondiale di Ivrea Città Industriale del XX secolo. Ho chiesto di intitolare questo panel. chiedo di mettere il panel 2, no, il, eh, il cartello del panel 2, per favore. Patrimoni industriali e culturali, dove eh, mi permetto di dire l'elemento fondamentale. Non è patrimoni industriali o ho la parola culturali, e la è. Uh, in che senso? Nel senso che se vogliamo uh, arrivare a costruire una proposta turistica, un'occasione turistica, proposte turistiche, occasioni turistiche, Uh, sul patrimonio industriale bisogna che i patrimoni industriali acquisiscano la valenza di essere patrimoni culturali. Non parlo di uh, iscrizioni a liste come Ivrea, città industriale, nella lista è patrimonio mondiale, o in altre, che abbiano la valenza culturale. Cosa intendo per valenza culturale? Intendo la possibilità, di, eh, la capacità di raccontare, di raccontare una visione culturale, di raccontare un, un, un sistema produttivo, di raccontare un, un sistema sociale, di raccontare delle cose che li portino ad essere quello che nel, eh, nel nostro mondo, nel nostro linguaggio chiamiamo heritage. Uh, quindi, togliendo dal puro valore immobiliare di un, uh, di un, bene, di un bene industriale, portandolo a un valore uh, culturale, appunto, di heritage. Uh, approfitto di questa introduzione, che sarà brevissima, state tranquilli, per uh, porre alcuni elementi che poi faranno parte della. Uh, del, del, di ciò che ci diranno i nostri, gli ospiti al nostro panel. Allora, quindi, prima questione: eh, il patrimonio, eh, la valenza culturale del patrimonio. Altri temi che toccano eh, il valore turistico del patrimonio industriale e culturale. Eh, prego di far girare quelle immagini che avevo mh, predisposto. Qui vedete alcune immagini che noi usiamo normalmente per presentare il nostro sito Patrimonio Mondiale. Eh, intanto eh, la professionalità eh, e le professioni del turismo sono fondamentali. Non possiamo per, diventare, per avere una valenza... Sem, eh, fortemente turistica non possiamo contare sempre o solo sul volontariato ci vuole la possibilità di creare o sostenere le professioni faccio un esempio molto molto semplice la formazione delle guide turistiche certificate per il patrimonio industriale le guide turistiche, per esempio per Ivrea, hanno avuto una formazione specifica e oggi sono uno degli elementi forti della nostra, della nostra proposta. Il rapporto pubblico-privato, perché non sempre il patrimonio industriale è un peso che viene lasciato al pubblico, è gestito... È proprietà ed è gestito dal privato. Pensate al nostro sito, il 98% della, eh, degli, edifici, eh, del, degli metri quadri che fanno parte dei 50 ettari di sito UNESCO sono privati. Eh, ve, sui 27 edifici o gruppi di edifici, 24 sono privati. È necessario un rapporto forte fra pubblico e privato. I servizi di sistema. Non si può pensare di creare, di, di proporre il, la fruizione turistica di un, eh, di un luogo senza lavorare sullo sviluppo di questi, dei servizi di sistema, l'accoglienza, il, eh, il sistema dei pubblici esercizi, il sistema commerciale, il sistema culturale indotto. Eh, l'integrazione con altre forme di turismo, perché non sempre il turismo industriale è in grado di trasformare il visitatore in turista, molto spesso è semplicemente un visitatore. Detto questo, eh, io invito eh, a questo panel e quindi a venire sul tavolo, in ordine alfabetico, Gabriele Bozzi, assessore per i cittadini, patrimonio e turismo del Comune di Prato. Costanza Casali, assessore alla cultura, turismo, commercio ed enti partecipati della città di Ivrea. Barbara Greggio, assessore al commercio, sviluppo economico, turismo, UNESCO, Città Creativa di Biella. Cristina Natoli del Consiglio direttivo dell'Associazione Italiana del Patrimonio Archeologico Industriale ed e funzionario della soprintendenza eh, della SABAP eh, per la città metropolitana di Torino, Giuseppe Rao eh, del eh, Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cappellaro, Laboratorio Museo Tecnologicamente, Giorgio Ravasio, site manager del, del sito UNESCO Uh, villaggio operaio di Crespidadda e infine Laura Zegna, presidente della sezione Turismo e Cultura dell'Unione Industriale del Biellese. Benvenuti. Applausi Attendiamo che salgano. Uh, L'obiettivo che abbiamo con questo panel è raccontare alcune cose relative al patrimonio industriale e culturale, che cosa succede in un patrimonio, quali sono gli elementi del patrimonio e quindi io sempre, eh, per evitare mh, problemi di scelta, sempre in ordine alfabetico, quindi Bosi, tu sei il primo, eh, chiedo quali sono le iniziative che voi... Uh, avete intrapreso per evidenziare, sostenere e valorizzare il patrimonio industriale a valenza culturale della vostra città, del vostro territorio e quindi dando a questo un'opportunità di essere elemento turistico. Grazie, intanto buongiorno, ringrazio Confidentia Canavese, Gaetano per l'invito e per questa opportunità di poter presentare diciamo, il nostro lavoro. Ho... Ho una breve presentazione slide se possiamo mandarla sullo schermo per aiutarmi diciamo, nella, diciamo, nella scaletta e anche per essere sintetico. Diciamo, eh, non so quanti di voi conoscano Prato, immagino che il nome susciti insomma, un po' di eh, ricordi e eh, di conoscenze. Prato è una città che l'Istat ha certificato aver superato i 200.000 abitanti, una città che ospita sul suo territorio oltre 120 etnie eh, straniere. Ma soprattutto, Prato è uno dei più importanti distretti tessili, non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo. Eh, Prato, nella sua storia, non ha mai molto investito sul turismo, non ci ha mai molto creduto. Un po' perché tutti erano molto impegnati nel, nella produzione manifatturiera dentro le aziende, un po' perché siamo molto vicini a Firenze e quindi c'era anche un po' di sudditanza psicologica. Eh, un po' anche perché c'era un pregiudizio, cioè l'idea era che cosa venga a vedere a Prato se ci sono soltanto le aziende tessili che lavorano. E quindi noi come amministrazione, invece di impiegare risorse per raccontare che sì, ci sono anche, ci sono anche dei beni artistici importanti: il Castello dell'Imperatore, il Duomo con l'impulpito di Donatello, la Basilica delle Carceri, abbiamo deciso di trasformare questo pregiudizio in un modo raggiunto dicendo dovete venire a Prato proprio perché c'è una tradizione manifatturiera importante. Proprio perché qua potete venire a toccare con mano quello che è un tema di cui si parla oggi a tutti i livelli, eh, politici, istituzionali, ma anche della società civile, ovvero quello dell'economia circolare. Si parla tantissimo del riuso, della moda sostenibile. Se venite a Prato potete vedere da vicino come si fa concretamente. In più, diciamo, la pandemia ha contribuito a trasformare il turismo sempre di più verso un turismo esperienziale e diciamo cosa c'è di più eh, eccezionale, esperienziale di poter entrare dentro un'azienda e conoscere da vicino il meccanismo di produzione del tessuto, quindi avvalendoci di questo tipo di cornice abbiamo deciso di creare un prodotto che avesse anche una specificità, ovvero quella di poter visitare non soltanto vecchie, vecchie aziende grandi e magari adattate a funzioni culturali nuove come l'Escampolmi, che oggi ospita il museo del tessuto e la biblioteca pubblica della città ma anche mettere a disposizione il patrimonio eh, industriale attivo come un luogo, come una serie di luoghi interessanti dal punto di vista turistico, proprio per valorizzare quella connessione che dicevi anche te tra il lavoro e la cultura, perché Prato vede nel lavoro un elemento culturale identitario. Eh, fondamentale. Per questo abbiamo deciso di costruire una programmazione che naturalmente valorizzasse quella che è l'anima e l'identità del nostro distretto, facendo soprattutto quello che è un, un lavoro di squadra, eh, creando un prodotto che fosse il più possibile originale e attrattivo. Eh, abbiamo innanzitutto costruito una rete di eh, attori, di soggetti che abbiamo coinvolto, ovvero enti culturali del territorio, quindi il Museo del Tessuto, la Fondazione CDSE, che è una fondazione storica locale che si occupa di antropologia e di storia del lavoro. Eh, il centro d'arte contemporaneo di Gipecci, i musei d'impresa ehm, anche privati, eh, con gli archivi anche del, dei, dei prodotti tessili ma soprattutto anche gli operatori del turismo. Quindi abbiamo fatto anche noi un lavoro importante di formazione delle guide perché le nostre guide del locale sono molto abilitate sulla parte storico-rinascimentale ma non avevano mai investito in, in, nella dimensione eh, del turismo industriale. Quindi abbiamo fatto un percorso di formazione che le ha permesso non soltanto di essere impiegate nel nostro programma ma anche di poter poi sviluppare una loro professionalità. Una, una loro eh, proposta di visite autonoma rispetto al lavoro che fa eh, l'amministrazione comunale. Eh, abbiamo messo in rete poi, naturalmente, oltre ai partner, anche quelle che sono le destinazioni, che per noi sono i musei della città, chiaramente i musei specializzati nella storia del tessile, quelli che sono i siti dell'Archeologia Industriale ma eh, tutte quante le fabbriche del distretto, anche oltre i confini amministrativi della nostra città, quindi nell'ambito turistico provinciale, che fossero disponibili a eh, ospitare i nostri, i nostri programmi. Programmi che si sono articolati con delle visite, con dei tour che abbiamo organizzato l'ultimo fine settimana di ogni mese, nella prima stagione da settembre 2021 fino a maggio 2022. In questi fini settimana i nostri turisti potevano partecipare a dei tour per visitare o siti di archeologia industriale oppure aziende operative attraverso dei percorsi a piedi da fare in città ma anche a livello provinciale e poi affiancando anche attività culturali. Quindi le fabbriche diventano luoghi per ospitare spettacoli, spettacoli teatrali ma anche musicali, e anche laboratori per bambini, perché la ricostruzione di un rapporto con le giovani generazioni. Vuol dire tornare a spiegare che il tessile non è morto, anzi il tessile, come si è raccontato per molto tempo, il tessile è una realtà viva, è ancora l'ossatura del nostro distretto e soprattutto ha una potenzialità di guardare avanti al futuro grazie proprio a processi di innovazione legati sempre ad uso e all'economia circolare. Quindi lavoratori rivolti ai ragazzi e alle famiglie all'interno dei musei del, eh, del distretto. Eh, da questo punto di vista abbiamo poi sviluppato una serie di altri progetti paralleli. Diciamo che per noi naturalmente eh, promuovere il turismo industriale vuol dire assolvere un compito importante, ovvero veicolare una comunicazione positiva del distretto. Molto spesso i distretti vengono visti come luoghi problematici dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista anche dell'inquinamento. Invece per noi il turismo industriale vuol dire spiegare che il distretto, almeno il nostro, ma in generale, ha una potenzialità importante anche di sviluppo e di cultura, di formazione, ma anche dal punto di vista ambientale, proprio perché vediamo al centro il tema dell'economia circolare. Eh, da questo punto di vista, bisogna dire che abbiamo avuto una forte collaborazione da parte anche di quelli che sono i nostri imprenditori. Eh, nonostante le guide fossero presenti nei tour, gli imprenditori, con la loro passione di raccontare il loro lavoro, molto spesso si sostituiscono alle guide, le mettono un po' da una parte e pendono la scena. Abbiamo avuto imprenditori che tengono lezioni di 45 minuti sull'economia circolare, su come funziona, con i turisti totalmente affascinati che rimangono lì a sentire fino alla fine. Quindi, una forte alleanza con la dimensione produttiva che noi stiamo coinvolgendo per costituire proprio una rete degli amici di tipo, un network delle aziende che aderiscono. Distretto al, al, al progetto e che quindi poi coinvolgeremo anche nel, nel, nelle prossime programmazioni. Abbiamo eh, chiaramente visitato nella prima stagione una serie di aziende, 15 aziende, nella prima stagione, 12 siti di tecnologia industriale, laboratori, musei. Per coinvolgere un totale, nella, nella prima fase, di un migliaio di eh, partecipanti, divisi tra spettacoli, tour e laboratori per, eh, per eh, ragazzi e poi abbiamo una serie di ulteriori progetti da sviluppare per il futuro tra cui anche la realtà aumentata, la realtà virtuale che si citavano prima però forse questa è una fase che voglio lasciare al secondo dopo. giro grazie grazie, grazie, grazie mille Applausi. Costanza, allora eh, tu sei eh, diventata assessore alla cultura e turismo con il sito UNESCO già iscritto e hai fatto un'operazione che è l'operazione naturale che tutti, molti da anni eh, cercavano di portare avanti, eh, vuoi per eh, fortuna, perché eh, tutte le, le iniziative che hai fatto eh, sono state, hanno avuto fortuna, ma anche per, fondamentalmente per la tua bravura, abbiamo, eh, hai, hai incominciato a far dialogare i contenuti culturali del sito con... I contenuti culturali con i contenuti della proposta culturale della città di Ivrea. Eh, ti prego di eh, raccontare quello che è il, nostro, eh, il tuo progetto, il tuo lavoro e le tue realizzazioni. Grazie Renato. Beh, innanzitutto il più recente successo e la più grande operazione che ha portato Ivrea ad essere capitale italiana eh, del libro è proprio nata dall'heritage. Eh, olivettiano cioè eh, noi abbiamo preso come tema della nostra candidatura quello di comunità nell'accezione olivettiana, abbiamo suddiviso tutta la filiera del libro in diverse comunità, comunità degli editori, dei lettori, degli scrittori, dei eh, bibliotecari, del mondo legato alla tecnologia, degli insegnanti e eh, da lì eh, siamo partiti. Il nostro logo è stato poi quello della lettera 22, della macchina per scrivere lettera 22 ed ecco di nuovo un prodotto dell'azienda e dell'olivetti al centro della nostra candidatura. I punti di forza poi erano molteplici, avevamo sottoscritto il patto locale per la lettura, siamo centro rete di un sistema bibliotecario, abbiamo la grande invasione quale festival letterario importante, abbiamo la biblioteca diocesana, tanti ma due in particolare di nuovo legati all'olivetti e all'industria. Primo tra tutti eh, le biblioteche di fabbrica. Noi abbiamo proprio messo la biblioteca di fabbrica, il fondo A, che ad oggi è del comune dal 1972, al centro e grazie a Capitale Italiana del Libro stiamo di, eh, eh, catalogando tutto il fondo su rete nazionale, per cui tutti quanti potranno di nuovo tutta la nazione poter, eh, poter avere accesso diciamo, a questo oh, fondo importante. Il fondo B e C era il fondo invece più tecnico che è rimasto di proprietà dell'Associazione Archivio Storico Livetti. L'altro punto di forza ancora erano le edizioni di comunità che eh, sono state fondate da eh, Adriano Livetti nel 1946. Questo è stato importante, importantissimo nella nostra candidatura e abbiamo anche intrapreso, eh, basandoci proprio sul concetto di comunità, tutta la redazione del dossier, facendo proprio un eh, dossier partecipato dove hanno partecipato più di 50 persone. Altro punto di forza è stato eh, per la valorizzazione, diciamo così, eh, del patrimonio industriale. Proprio ehm, cercare un dialogo e anzi una collaborazione stretta tra pubblico e privato. Per cui eh, effettivamente eh, il Comune di Vrea è stato capofila di un accordo quadro tra eh, Olivetti SPA, Team SPA, Associazione Archivio Storico SPA, eh, eh, no, non SPA Associazione <ride> Archivio Storico, e eh, in questo senso ehm, si è portata avanti la valorizzazione del patrimonio artistico della collezione Olivetti che era rinchiusa nei caveaux da oltre vent'anni. Si è dato... Ehm... Un, un progetto di Olivetti e la cultura nell'impresa responsabile formato da eh, sei grandi mostre. Quattro di queste sei mostre eh, si sono tenute, l'ultima l'abbiamo inaugurata proprio sabato. La prima era sulla collezione Olivetti con un centinaio di opere di importanti estrepitosi artisti. La seconda era su Jean-Michel Follon che era l'artefice di tutte le campagne pubblicitarie dell'Olivetti e che poi è stato anche il primo ad aver illustrato un'agenda Olivetti e due libri Strenna, eh, la terza era 12 libri per 12 mesi tutta sul progetto eh, editoriale di Giorgio Suavi, tutto sui libri Strenna, con anche qui un centinaio di opere messe in mostra, opere originali che erano quelle che erano poi servite per illustrare tutti i libri Strenna e adesso la quarta mostra proprio sulla, sui negozi Olivetti. Eh, non solo. Sempre questi temi sono stati portati avanti anche in un'altra mostra che è attualmente eh, presso il Palazzo Giusiana, che è Deus Ex Litera. Per cui questi direi al di là di tutto quello che si fa col sito eh, UNESCO, con le visite guidate, che diciamo così è eh, routine, ecco, tutti questi programmi sono stati posti in essere proprio per valorizzare la, il patrimonio industriale. Grazie Costanza. Uh, proseguiamo sugli assessori. Barbara Greggio, assessore della città di Biella, responsabile di Biella Città Creativa. Ecco, città creativa che fonda la sua creatività sul in, su un determinato tipo di sistema industriale. Sì. Prego. Grazie eh, Renato e grazie dell'invito perché Biella è sempre felice di collaborare in rete anche con la città di Ivrea, anche con Prato e con tutte le altre città creative UNESCO. Io prima vorrei presentarvi però la città di Biella con un video che ho portato per farvi ammirare con i vostri occhi un altro gioiello piemontese che si avvicina a Ivrea. Ecco, questa è una sintesi del forum internazionale UNESCO che eh, abbiamo svolto lo scorso 1, 2, 3 ottobre nel 2021 nella nostra città e eh, credo che rappresenti la sintesi di tante caratteristiche che la comunità biellese raccoglie e che bene evidenzia proprio il distretto tessile. Perché dico questo? Perché eh, nella nostra città si fondono veramente le storie delle persone, delle famiglie, delle tradizioni, si fondono con il paesaggio e con l'economia. Cito per esempio, eh, per esempio la fabbrica di Maurizio Sella, È una, era nata come una cartiera nel XVI secolo, divenne poi per opera della Congregazione del Santuario d'Europa un eh, filatoio di seta e nella seconda metà del 1800 diventa un lanificio. Oggi è, è la Fondazione Sella che raccoglie un patrimonio di più di un milione di fotografie per pensate quasi 2500 metri lineari di archivio. È visitabile ed è un perfetto esempio di rigenerazione urbana dove le famiglie, appunto, e qui in questo caso ho citato la famiglia Sella, mantengono le tradizioni ma le sanno rinnovare con, con innovazione. Innovazione che noi, la nostra città, ha ripreso in un progetto importante e, e io rivesto anche le politiche economiche, quindi sulla digitalizzazione e, e noi stiamo avanzando su progetti avanzati, stiamo un po' mandando in pensione il QR code per pensare a dorsali digitali sistemiche che parlino sia di realtà virtuali aumentati per dare un'esperienza immersiva al nostro visitatore e che possano anche dialogare con tutto il tessuto economico, sia di tipo commerciale sia di tipo produttivo. Ma abbiamo altri esempi importanti, avete visto abbiamo aperto il forum con un logo che è il terzo paradiso dell'artista Michelangelo Pistoletto che ha fondato proprio ex, nell'ex lanificio Trombetta la propria sede, sede che è diventata oggi meta di artisti internazionali e proprio in quella località proprio contigua. È sorto un altro patrimonio in una sede eh, industriale che era appunto del, dell'anificio Pria, poi eh, eh, ereditato dalla famiglia Zario. Oggi pensate che ospita una galleria internazionale di arte contemporanea moderna di ben 33.000 metri quadrati con artisti internazionali che provengono da tutto il mondo ed è la Woolbridge Art Modern Contemporanea, ma non solo perché eh, altre famiglie, altre tradizioni e qui è stato molto bello perché eh, l'industria è diventata cultura in, sempre nei capannoni nel nostro quartiere storico di Biella Riva è nato un altro museo, il Macis, con più di 150 artisti internazionali che espongono arte moderna di un artista che era Omar Ronda, mancato proprio recentemente e, e qui eh, la cultura e l'arte hanno sposato la solidarietà. È un museo aperto con offerte gratuite che devolvono proprio alla fondazione per il centro la ricerca diagnostica e la prevenzione oncologica. Per noi anche la ricerca è importante, non a caso abbiamo un, un centro secondario del CNRR che studia, tassi, che studia il tessile e abbiamo l'associazione tessile salute, quindi ricerca e sperimentazione. Abbiamo parecchi altri esempi di storie, penso ad esempio Ferrero la Marmora, il cui palazzo oggi è una sede espositiva del comune di Biella, ma abbiamo la famiglia La Marmora proprio nel palazzo contiguo. Molti sono gli esempi che... Vi potrei portare, ma preferisco invitarli, invitarvi tutti a vederli perché è certamente più interessante. Che cosa abbiamo fatto? Beh, è un progetto di economia circolare, perché l'industria, come ho detto, e le famiglie fanno ricerca, fanno innovazione e pensano a un, 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 un motivo importante che è la sostenibilità. Sostenibilità che voi ritrovate sia nelle fasi industriali, sia che trovate nei prodotti. Quindi la città di Biella ha eh, presentato. Attualmente siamo tredicesimi sui progetti regionali del Recovery Fund. Un progetto di economia circolare che quindi vede le attività produttive, l'arte, la cultura e il turismo in un modello dove uno è concatenato all'altro, questo proprio per la rivitalizzazione e la riqualificazione anche del centro storico. Quindi ehm, tra l'altro abbiamo anche collaborato con Confindustria, Unione Industriale Bielese e Confindustria Piemonte, quindi che li ringrazio, perché siamo la prima città che eh, così ci dicono ha messo proprio in circolo e in comunicazione, industria, commercio, ricerca, formazione e arte grazie anche a una piattaforma che si chiama Best Ethical. Sostenible Text Title, che è presso Città dell'Arte, che lavora con la Camera della Moda, affinché il tessile si rigeneri in modo circolare affinché i nostri commercianti possano proporlo davvero in un modo sostenibile. Grazie, grazie Barbara, grazie mille. Vorrei tornare al, al titolo del panel, patrimoni industriali e culturali e... Approfittando della presenza eh, di Cristina Natoli nella sua duplice funzione, nella sua duplice veste di eh, funzionario della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della città metropolitana di Torino, il nostro funzionario di zona, ma, ma anche di membro del consiglio direttivo dell'Associazione Italiana del Patrimonio Archeologico Industriale, vorrei portare questa una domanda che fa sempre parte delle mie riflessioni. Uh, che è questa, ma tutti i patrimoni industriali sono culturali, che cosa deve essere un patrimonio industriale per, avere, per portare il valore di patrimonio culturale? Buongiorno, allora intanto eh, cercherò di rispondere proprio da questa duplice veste che... Eh, sembra non c'entrare niente l'una con l'altra perché una è un'attività istituzionale del Ministero, l'altra è un'associazione eh, che da 25 anni lavora in modo eh, molto puntuale e trasversale sul territorio eh, per contemplare tutti gli aspetti eh, del patrimonio industriale che sono estremamente eterogenei perché il patrimonio industriale. Eh, ha come caratteristica forse principale quella proprio della trasversalità dei temi che eh, lo interessano. Eh, quindi io cercherò di, mh, se riesco, eh, dare il mio punto di vista da questa duplice veste con questo duplice cappello. Allora, eh, il Ministero dei Beni Culturali e la, quindi le soprintendenze che sono l'emanazione sul territorio si occupano di tutela. Eh, cosa tuteliamo? Tuteliamo i valori culturali che stanno all'interno eh, di architetture, paesaggi e eh, poi ovviamente io parlo un po' da architetto quindi mi occupo della parte diciamo più immobile però teniamo conto che i valori culturali sono anche immobili eh, e, e sono anche quelli immobili quindi esiste una, eh, dei valori culturali, valori materiali e anche immateriali. Eh, da questo mi ricollego all'AIPAI che appunto si occupa di patrimonio industriale, patrimonio industriale che è un valore del territorio. Perché è un valore del territorio? Perché la cultura industriale soprattutto nel Novecento in tutti i periodi storici perché anche questo possiamo partire dall'età greco-romana per parlare di industria però eh, in accezioni diverse ma nel Novecento in modo particolare ha la, un lato identitario fondamentale delle società e uh, proprio il patrimonio industriale. Quindi chiaramente non tutto il patrimonio industriale è da tutelare e non è da tutelare con la stessa attenzione, ma sicuramente il patrimonio, e su questo non ho dubbi nel dirlo, il patrimonio industriale è un valore fondamentale del territorio di identità territoriale. Quindi le due, diciamo, i due cappelli in questo caso si possono sovrapporre e diciamo si può parlare con un'unica voce. Um, con l'iPi quest'anno abbiamo fatto, grazie anche a un finanziamento del Ministero e non solo, un libro che parla appunto di patrimonio industriale del XX secolo. Questo volume, che mi spiace tanto non poter avere oggi perché era un'occasione speciale per non per presentarlo ma comunque per, per, per parlare con l'oggetto in mano, declina il patrimonio industriale sotto quattro punti di vista che sono la fragilità, la risorsa, ehm, la, la messa in valore e eh, il progetto. Questi quattro temi sono, riassumono un po' tutto quello che noi possiamo dire come IPAI e come anche Ministero sul patrimonio industriale che diventa quindi risorsa risorsa attraverso la conoscenza della fragilità, un progetto adeguato ma non in ultimo la messa in valore che ha molto a che fare con il turismo industriale. Messa in valore che deve essere eh, non mer mercificazione del bene ma tenendo conto dei valori culturali di cui esso è portatore. Eh, vorrei citare una, un pensiero di Salvatore Settis eh, perché mh, mi ha fatto spesse volte riflettere e, eh, soprattutto, perché. Eh, mi collego con una insomma oggi sono fortunata perché io, oltre ad essere, essere oggi funzionario eh, del Ministero su, per il territorio poledieso, lo sono stata per tantissimi anni per il Biellese, quindi conosco questi due territori, forse lo sono stata molto di più per il Biellese, conosco molto bene queste due realtà e sono veramente due realtà eccellenti. Allora, citando Salvatore Tesettis, dice che eh, il nostro Patrimonio, il nostro valore, il valore del nostro patrimonio culturale non sta nella somma dei monumenti e del paesaggio, ma sta nel continuum, cioè nel contesto, perché è tutto il contesto che è un valore culturale ma in alcuni territori come il biellese meraviglioso e affascinante e le porediese in particolare ivrea eh, città industriale in modo particolare sono contesti veramente eccezionali che ancora non hanno avuto secondo me la messa in valore che dovrebbero ultima eh, pensiero lo rivolgo eh, a queste due realtà Parlando del Biellese, è luogo di eccellenze che l'assessore ha elencato perfettamente e conosco proprio nel cuore, perché il Maurizio Sella è proprio, come esattamente la, la Fondazione Pistoletto, gli esempi forse più eh, rappresentativi di come il patrimonio industriale è e valore eh, culturale e quindi turistico sotto tutti i profili che abbiamo detto. Ma è anche luogo delle grandi criticità perché il patrimonio, il distretto biellese ha una quantità di dismissioni, quindi di contrazione del territorio che ha perso questa identità culturale altrettanto forte. Quindi tanto sono le eccellenze, c'è cioè un eh, divario incredibile tra l'eccellenza e poi invece la criticità che è ovviamente è quella da affrontare. Eh, Ivrea sta facendo un grandissimo lavoro perché devo dire che quello che vedo da funzionario che quindi mh, è, è a, a contatto di tutti i progetti che sono su Ivrea sta facendo un grandissimo eh, lavoro per rilanciare eh, questo territorio proprio partendo dalla propria identità culturale eh, che può essere una risorsa molto importante per il turismo industriale perché qui la società trasuda valori industriali in tutto il suo tessuto. Quindi eh, il continuum qui esiste eh, e in modo pregnante, cioè evidente. Grazie. Grazie Cristina, grazie, grazie mille. Ora mh, vorrei fare, vorrei che un eh, Bepperao che rappresenta la Fondazione Cappellaro, Laboratorio Museo Tecnologicamente, ci raccontasse che cosa fa un, un ente, un'istituzione culturale che nasce per valorizzare un patrimonio industriale. Eh, buongiorno a tutti, non vedo le slide. chiedo alla regia se può mandare le slide un attimo di pazienza che... eccolo. eccolo qua, perfetto eh, allora io vorrei iniziare a eh, premettere un, un elemento quando si parla di turismo industriale per me si parla anche forse anche e soprattutto di trasferimento e condivisione di esperienze e di conoscenza. E noi abbiamo avuto un privilegio a Ivrea. Ivrea è stata una delle capitali del mondo dove è nata e dove è cresciuta la terza rivoluzione industriale, che come tutti sappiamo era caratterizzata dalla nascita del... Della società dell'informazione digitale e della società della conoscenza, che poi sono i tratti caratteristici anche della quarta, alcuni tra i tratti caratteristici della quarta rivoluzione industriale. Nel 1948, in questo libro, che molti di voi hanno a casa, in cui veniva celebrati i primi 50 anni della Olivetti, Franco Fortini, grande scrittore e collaboratore di Adriano Olivetti, cosa scrive? La Olivetti è stato, ed è anche questo, il luogo dove è possibile attribuire alla scelta di un colore per una copertina, di un aggettivo per uno slogan, di un profilato per uno stand o di una linea per una carrozzeria di una macchina un'importanza non troppo diversa di quella che si dà alla scelta di una soluzione meccanica, di un acciaio, di un procedimento di fusione. Cosa dice Corfortini? A Ivrea c'è stata la contaminazione tra le due culture, la cultura tecnologica scientifica e la cultura umanistica. Guarda un caso, l'anno dopo Charles Snow, inglese, scrittore e fisico, si lamenta, scrive questo libro che ha una fortuna planetaria in cui dice il vero problema è la mancanza di comunicazione tra scienziati ed umanisti. Evidentemente non era stato a Ivrea e non sapeva che a Ivrea questo era già stato sperimentato a partire dal dopoguerra. E nel 2005 per Giorgio Odifreddi scrive L'obiettivo della cultura dovrebbe essere non la contrapposizione di queste due culture, ma una loro unificazione in un sapere più vasto che inglobi in sé matematica, scienza, filosofia, letteratura, arte in ogni contesto geografico e storico. Faccio questa premessa un po' per raccontare quali sono state le motivazioni con cui è nato il laboratorio museo tecnologicamente. Siamo nati. A dicembre del 2002, sono vent'anni, eh, 20 ci siamo riuniti per la prima volta su un'idea di Laura Salvetti e Ciro Nocentini E col tempo ci siamo prefissati dove vogliamo andare. Volevamo costruire un museo Olivetti che non esisteva, ma al tempo stesso volevamo proiettarci, dare un servizio, dare una funzione rivolta ai giovani. E la no ci siamo subito immaginati questa doppia vocazione, che non, in caso, non a caso voi ritrovate nel nostro logo. Noi non siamo museo-laboratorio, siamo laboratorio-museo. Una scelta precisa, anche di carattere concettuale. Il laboratorio per sollecitare i giovani allo studio delle tecnologie digitali e delle tecnologie emergenti e quindi della quarta rivoluzione industriale. Un museo perché... Le nuove generazioni si devono appropriarsi e confrontarsi con la memoria e gli antichi saperi, quegli antichi saperi che oramai sono scomparsi no? nella nostra eh, pratica quotidiana, e senza però dimenticare l'elemento del gioco apprendimento. In questa sala il ministro Cingolani qualche anno fa ha detto un innovatore nasce a sei anni. E allora, eh, adesso non abbiamo tempo purtroppo, quindi mi prenderò solo due minuti. Eh, noi abbiamo un catalogo didattico di 30 laboratori, eh, adesso mi spiace non poter citare tutti gli autori, cito solo Emanuela Giulietti che è la coordinatrice di questo lavoro, e abbiamo un'offerta formativa che cerca di coniugare tecnologie con visione umanistica. E cerchiamo di raccontare delle storie, perché i ragazzi, come gli adulti del resto, vogliono sentire delle storie, delle storie positive e abbiamo questi laboratori che ovviamente partono dalla scienza, tecnologia, arte, ingegneria, matematica, nuove tecnologie, la storia olivettiana. E se noi guardiamo, io vi invito ad andare sul nostro sito e a guardare il catalogo che è davvero affascinante. Davvero affascinante. Ovviamente vi invito anche a visitare, a visitare, siamo qua a due passi, il nostro laboratorio museo. E quest'anno per esempio i laboratori che sono stati più richiesti innanzitutto il laboratorio Programma 101. Noi abbiamo un istituto superiore di Cuneo che ogni anno viene perché vogliono sperimentare la P101 e poi noi abbiamo la fortuna di avere Gastone Garziera. Che è un uomo straordinario, che sa raccontare queste storie e che i ragazzi rimangono affascinati dal suo racconto. Poi abbiamo ovviamente i laboratori su Arduino, sulla stampa 3D, la fabbrica delle storie, il muro parlante, la storia olivetiana. Cioè, cerchiamo di interpretare quella visione, che è stata la visione della grande Olivetti, cioè un una. Eh, Mondo industriale, però con una base, con l'umanesimo alla base dell'industria dell e della tecnologia. Adesso Abbiamo tantissimi progetti perché noi in, abbiamo una sede ma ci muoviamo, andiamo continuamente, abbiamo continuamente delle esperienze fuori dalla nostra sede, lavoriamo ovviamente con le istituzioni del territorio a partire dal comune. Qua vi faccio vedere alcuni dei progetti che abbiamo... Eh, programmi che abbiamo realizzato quest'anno, dalla story map dell'UNESCO per quelle passeggiate per le famiglie e per i ragazzi, l'Arduino Week, e anche qui laboratori per i giovani nelle scuole e poi addirittura una mostra evento sulle opere pittoriche di Gastone Garziera. Quest'anno sono i 120 anni della nascita di Cappellaro per cui ci sarà di nuovo anche un evento dedicato, dedicato a lui. Ma vi dicevo prima anche un elemento che noi riteniamo importante, è quello è il laboratorio del, del restauro. Non dobbiamo perdere gli antichi mestieri, abbiamo la fortuna di avere dei volontari che vengono da voi, riparano le P101, riparano le macchine da scrivere. E guardate questi sono i numeri. Eh, noi nella vecchia sede eravamo arrivati a 4.000 ragazzi che vengono da tutta Italia e nel 2022... Il Covid è stato drammatico anche per noi, siamo a 2600. Ma se consideriamo l'anno scolastico, arriveremo a 4000. E il tutto in gran parte con il passaparole. E la cosa più, il è la cosa più affascinante è che abbiamo scuole che vengono addirittura dalla Puglia, dall'Umbria, dalla Toscana, che per noi è davvero un miracolo. E noi siamo anche convinti di trasmettere una, nei giovani. Anche eh, che par partiamo dalla memoria, ma poi per noi la loro visita a Ivrea deve costruire nuova memoria. Va bene, lavoriamo ovviamente con tutte le realtà del territorio. Io mi fermo qua e lascio le ultime slide per il secondo intervento. Grazie. Grazie, grazie Beppe, e grazie. Permettetemi di ringraziare coloro che collaborano alla vita di questo laboratorio-museo. Ivrea Città Industriale, sito patrimonio mondiale. Ce n'è un altro in Italia che rappresenta il, eh, il patrimonio industriale che è stato iscritto molto, molti, molti anni prima di noi, ed è il villaggio operaio di Crespidadda. Io e Giorgio Ravasio siamo diventati praticamente una compagnia di giro dovunque si parla fa. di queste cose. Ci troviamo io e lui, e quindi gli lascio la parola per raccontarci Crespi D'Adda e il rapporto col turismo in quell'ambito industriale. Grazie Renato per l'invito, buongiorno, buongiorno a tutti. È sempre bello essere in queste atmosfere olivettiane e eh, respirare un po' di queste aree di ispirazione. Ho sentito bellissime parole stamattina, come coraggio, ho sentito la parola professionalità, la, par la parola economia. E che cosa ha da, da, da portare come testimonianza? Da insegnare Crespidada, che è un paesino di 290 anime, di 80 ettari, a un tavolo come questo di lavoro in cui ci sono personalità accademiche, eh, personalità economiche che hanno tanto da dire e tanto da raccontare. Ha ah, eh, una vicenda storica molto interessante. Eh, qualcuno di voi la conosce, qualcuno di voi non la conosce, vi invito a venire a vederlo, a conoscerla attraverso i siti ma la cosa importante che vi vorrei trasmettere è il fatto che abbiamo iniziato a parlare di turismo industriale 31 anni prima della prima conferenza internazionale sul turismo industriale quando di turismo industriale e di patrimonio industriale si occupavano soltanto alcuni eroi che sono anche qualcuno è anche presente qua che ha iniziato ad abbinare la parola industria alla parola cultura che è una cosa che tendenzialmente qualche anno fa qualche decennio fa non, non era così facilmente abbinabile noi abbiamo iniziato 30 anni fa e eh, abbiamo avuto la fortuna o la sfortuna che tutti i problemi che potevamo incontrare sul percorso li abbiamo presi tutti, per cui abbiamo imparato dalle difficoltà a andare avanti, abbiamo trovato difficoltà di ogni tipo, dalla insensibilità su un tema che era diciamo innovativo a problematiche istituzionali, a problematiche economiche, a problematiche comunitarie anche, per cui insomma ci siamo dovuti scontrare in 31 anni con qualsiasi difficoltà possibile, per cui siamo una case history fondamentale ed importante. E tutto questo l'abbiamo fatto perché una parte della comunità si è direttamente occupata di gestire la valorizzazione culturale di questo luogo, una valorizzazione che ovviamente parte dal tema della ricerca della memoria, dalla ricerca dei materiali, degli archivi, delle testimonianze ancora vive, viventi. Al tempo in cui siamo partiti, che oggi purtroppo abbiamo perso, ma che abbiamo iniziato a costruire. E la trasformazione di quella che era archeologia industriale in patrimonio industriale passa attraverso la valorizzazione di queste memorie, di queste storie umane, di questa vita vissuta che a partire dalla irragionevolezza a volte di un imprenditore diventa la storia di vita e delle fatiche di decine, di centinaia di migliaia di operai. Siamo partiti e siamo arrivati a fare in modo che in 30 anni. Crespidata diventasse un luogo attrattivo dal punto di vista culturale e turistico. Oggi noi riusciamo attraverso iniziative che abbiamo provato di tutti i tipi, da iniziative culturali, teatrali, letterarie, di qualsiasi tipo. Siamo riusciti ad arrivare nel pre-Covid e lo stiamo confermando nel post-Covid a 100.000 presenze all'anno, che è un numero straordinario. Ovviamente non tutti bigliettati, moltissime arrivano come attività didattiche, altre come attività culturali, altre come turismo. Un turismo italiano e un turismo internazionale. Questo turismo, per parlare di quanto l'industria dà al turismo come opportunità, come può essere essere di Ivrea e il turismo è in grado anche di restituire, perché cos'è che è successo che questa valorizzazione turistica cosa ha portato di fatto? Ha portato alla riconoscibilità, alla sensibilità dei luoghi da parte delle istituzioni e delle amministrazioni e quindi alla tutela del luogo che prima si pensava un luogo di degrado, una suburbia urma, urbana causata dal fatto che il conflitto sociale, il degrado economico dell'attività tessile, perché nel caso nostro era un cotonificio che quindi andava sparendo, diventava una sorta di rudere abbandonato e quindi un problema per la comunità, non un'opportunità. Per cui ha ridato eh, una valorizzazione al luogo, ha portato un'economia per cui si sono aperti attività commerciali come dei bar, dei ristoranti, dei luoghi in cui si crea dell'economia e del lavoro nuovamente. E eh, non da ultimo ha portato anche al fatto che proprio un mese fa è stato sottoscritto un accordo di programma che per una fabbrica che ha vissuto 30 anni di decadenza e che era chiusa dal 2003 si sta riattivando una nuova opportunità dal punto di vista delle attività di eh, riportare l'industria, ovviamente terziaria, non più cotoniera, manufatturiera, all'interno di un edificio storico che viene completamente recuperato mantenendolo integro. Quindi una grandissima opportunità eh, che il turismo ha ridato. E non solo, oltre a dare lavoro a parte della comunità, ha anche valorizzato e raddoppiato il valore di ogni unità immobiliare del luogo, creando anche un valore e un dividendo per tutti i cittadini. Per cui è vero che l'industria può dare tanto al turismo, ma è tanto vero che il turismo può ridare indietro, se gestito con attenzione nella patrimonializzazione di quello che è il progetto, il progetto turistico e culturale. Lasci lascerei le slide dopo. Grazie. Grazie, è un'esperienza veramente importante che a noi sta insegnando molto, molto vicina anche a quello che sta, si sta sviluppando da noi attraverso la non museificazione, il freezing degli edifici, ma tra, avendo di nuovo l'opportunità che questi edifici siano comunque luoghi dove si produce economia, economia naturalmente nuova nell'ambito dei criteri della protezione e della conservazione. Eh, ricordavo eh, che il primo, da quando siamo diventati sito patrimonio mondiale nel 2018, il primo protocollo di collaborazione che è stato firmato con la città di Vrea, soggetto referente del sito UNESCO, è stato con Confindustria Canavese. Per avviare attività legate alla eh, valorizzazione e alla gestione di un patrimonio industriale. Qui abbiamo invece per la parte biellese, per Unione Industriale Biellese, Laura Zegna. Esatto. E quindi a lei la parola sulla eh, questa attività che l'Unione Industriale Biellese fa rispetto al tema industriale e alla città creativa. Grazie. Grazie e grazie appunto anche dell'attenzione di tutto il pubblico. Beh, devo dire che all'interno di Confindustria Biella abbiamo creato da non molto questa sezione turismo e cultura, proprio perché ci rendevamo conto che eh, avendo un territorio che ha questa storia legata alla lana, e, 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 però con tante altre valenze che dovevano essere assolutamente individuate, tirate fuori, e valorizzate. C'era proprio bisogno di fare un discorso tutti insieme. Per cui eh, non è facile. Io oggi eh, al mio tavolo ho 22 aziende che sono dalle strutture di accoglienza ai musei biellesi a Città dell'Arte Fondazione Pistoletto o anche il gruppo di azione locale, eh, o anche la l'ATL, o anche i comuni, o anche la provincia. E stiamo veramente, eh, secondo me, quella è una chiave che è, è, è il segreto che si deve sempre trovare. Lavorare in rete, perché bisogna sentire le voci di tutti per arrivare a obiettivi sempre migliori. O, ascoltavo Cresti Dadda, avete fatto un lavoro meraviglioso sulla collettività. E veramente eh, ascoltare la, col ascoltare la co alla collettività. E renderla partecipe di quello che si deve fare, non qualcosa che cala dall'alto, dall ma qualcosa che loro sentono e devono sentirsi coinvolti nel rivalutare loro stessi e la loro storia. Quindi ho queste 22 entità, eh, di vario tipo, come vi ho detto, in più l'Unione Industriale da sempre è attentissima a quella che è la storia, la storia delle aziende. Per cui eh, si è naturalmente eh, rivolta l'attenzione sugli archivi tessili e devo dire che, grazie al Centro di Documentazione e Tutela della Cultura Biellese, il DOCBI, che si è aperto nell'85 eh, e ha l'intento di contribuire al recupero e al mantenimento dell'identità del territorio, alla conoscenza, alla documentazione alla conservazione della cultura e dell'ambiente biellese in tutti i, i vari aspetti. Il nostro territorio è disseminato di storie, di, di monumenti e veramente eh, di archivi estremamente importanti. Il DOCBI, questo è il portale del loro sito, eh, ha sede alla fabbrica della ruota, che vedete è un ex lanificio fratelli Zignone che risale al 1878, che è stato costruito, come si diceva anche, eh, credo Prato ne abbia parlato, eh, lungo le vie energetiche, cioè le vie dell'acqua, perché era l'acqua che dava il movimento a tutta l'azienda e noi abbiamo il Biellese disseminato di questi, di questi casi. Eh, il Dogby ha raccolto i campionari dei lanifici biellesi e continua a farlo. Eh, grazie a Dio. Naturalmente non, non tutti i campionari forse sono così importanti per la loro valorizzazione, ma bisogna assolutamente cercare di non perdere la traccia della storia, perché è comunque una fonte di eh, idee nuove eh, incredibili. Eh, il, il DOPI, grazie a questo continuo lavoro di archiviazione, oggi ha dato vita all alla rete degli archivi biellesi. Eccola qua. Che è un portale multitematico che ha, vede come capofila la provincia di Biella e ha il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo della, e anche della Regione Piemonte. È un progetto pilota a livello nazionale dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana, sezione Piemonte-Val d'Aosta, nato nel contesto del più vasto percorso progettuale degli archivi della moda del Novecento. È un'iniziativa che è stata sviluppata nell'ambito del sistema archivistico nazionale. L'obiettivo di questo progetto è quello di coinvolgere associazioni, aziende, istituzioni pubbliche e private del territorio senza più limiti di ambito merceologico e tematico. Questa rete è un portale di portali. Ognuno dei quali viene dedicato a un settore diverso della realtà biellese, con aree tematiche tra le quali appunto quella della tessile moda industria. Allora, il portale che vedete suggerisce degli itinerari, tra questi c'è la Strada della Lana. Eccola qua. La Strada della Lana che è stata tracciata da Biella a Borgosesia ed è un progetto culturale nato dall'individuazione delle aziende e labor laboratori legati al mondo della lana disseminati nel Biellese alcuni sono dismessi altri sono operanti tra questi naturalmente il lanificio Zegna il lanificio di, di Trivero che ha naturalmente al suo interno anche l'archivio Casa Zegna e noi abbiamo cominciato a renderci conto dell'importanza del nostro patrimonio industriale e abbiamo cercato, con l'aiuto degli archivisti, di metterlo in valore. Valore non solo per l'azienda stessa, che si è vista naturalmente catalogare tutte, diciamo, tutta la sua storia, ma proprio per cercare di renderla anche eh, accessibile ai visitatori e in questo la digitalizzazione ci ha aiutato tantissimo perché effettivamente oggi tutti i nostri archivi tessili sono digitalizzati e abbiamo eh, come casa Zegna che è praticamente il museo della, il museo della nostra storia dove grazie appunto agli strumenti telematici riusciamo a dare l'esperienza eh, dell'anificio. Eh, abbiamo una richiesta di visitatori incredibile eh, e lo sforzo nostro di, di, di azienda è quello effettivamente di aver coinvolto la, la collettività perché i, la collettività viene spesso a visitare il nostro centro culturale perché si possono cominciare a fare laboratori si fanno mostre si fanno congressi di vario tipo e veramente è questo discorso industria cultura e, e come posso dire servizio alla collettività che è estremamente molto interessante. L'altro esempio che c'è appunto lungo la strada della, della lana è la fabbrica della ruota stessa, questo ex lanificio che eh, fa rivivere appunto il passato, però è naturalmente sempre sede di convegni, di mostre, di laboratori, per cui anche questo molto vivo. Allora però non posso dimenticare nel Biellese la rete è stata citata, la rete dell'ecomuseo. L'ecomuseo nel Biellese ha ben 15, 15 realtà, 15 realtà culturali che vanno, vanno dall'ecomuseo dal, a Candelo del Vino, però c'è anche quello legato alla cultura del riso a Cossato, c'è a Rosazza nella Valle Cervo l'ecomuseo legato, la casa museo legata alla, alla vita, diciamo, della valle, ma anche alla, 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 alla cultura delle cave di granito. Uh, um, ci sono ancora l'ecomuseo legato alla lavorazione del ferro, a Mongrando e a Netro. Anche la stessa città dell'arte Fondazione Pistoletto è iscritta nel circuito dell'ecomuseo, L'Oasi Zegna, eh, naturalmente fa parte del comuseo, e c'è il Museo Laboratorio dell'Oro e della Pietra a Salussola. Eh, ricordo ancora quattro siti e, de, che fanno parte del, di Museo Impresa che sono Casa Zegna, sono la, eh, il Mebo, che è legato alla Menabrea Botalla Museum, la Fondazione Fila. E per ultimo l'archivio storico della Banca Sella. Questa è la realtà biellese. Grazie, grazie mille. Eh, abbiamo sforato abbondantemente, per cui vi chiederò soltanto una battuta per andare a chiudere. Volevo approfittare però per salutare due persone che sono molto, molto attente al tema del turismo industriale. Eh, volevo salutare il presidente di Visit Piemonte, il Presidente Carlevaris che è venuto qui eh, ad ascoltarci e la Direttrice di Turismo Torino e Provincia, Marcella Gaspardone. Si tratta, con, grazie alla loro presenza e alla loro sensibilità, di dare vita a quel tavolo o gruppo di lavoro permanente tra vari soggetti che operi per costruire una vera offerta di turismo industriale per quanto riguarda la regione, la regione Piemonte e approfittando anche dell'esperienza che l'area torinese e Turismo Torino ha fatto in questi anni. Una, vi chiedo proprio veramente una battuta, mi spiace, ti chiederò di non, di non proseguire con le slide ma raccontare, siamo andati tutti troppo lunghi e ve l'ho lasciato fare colpa mia. Bosi, è una parte sperimentale quella che tu ci hai raccontato, quindi... Mi sa che non funziona. Quindi ora invece diventa un prodotto stabile perché il riscontro avuto è stato molto positivo in termini di partecipanti ma anche di occasioni anche per raccontarlo eh, a cui siamo stati chiamati insomma, a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Quindi diciamo il prodotto diventerà un prodotto stabile dell'ambito turistico pratese che andremo a sostenere incredibilmente nei prossimi anni, quindi già la seconda stagione è partita, è il primo appuntamento questo ottobre, andrà avanti fino a primavera 2023, dove organizzeremo poi anche un festival del turismo industriale con tour e spettacoli e anche vorremmo organizzare un momento di riflessione, di dibattito come questo, naturalmente imitando Ivrea come un caso di studio per noi molto importante. In più vorremmo poi sviluppare la progettazione andando a investire su altri settori, in primis quello della realtà aumentata, della realtà virtuale che dicevo prima, otterremo finanziamento della Regione Toscana, per eh, permettere di percorrere itinerari stabili lungo la città, percorsi a piedi da da fare grazie al telefono e al QR code, di accedere quindi anche a contenuti digitali, anche perché non sempre questi loghi sono visitabili, specialmente le aziende private, ma, ma non solo. E poi anche la realtà virtuale, per cui con i visori sarà possibile andare, ad esempio, nella biblioteca Lazzerini, che prima era una vecchia azienda tessile, e vedere com'era prima l'azienda. Quindi investimenti che ci permettono di far crescere l'attrattività e rendere questo prodotto ancora più originale e competitivo anche intrecciandola con altri settori, ad esempio l'enogastronomia vorremmo inserirla in questo ragionamento, per cui al termine dello spettacolo, magari invece del concerto, sarà possibile fare degustazioni di prodotti tipici e vini del territorio. Grazie, grazie. Costanza, te ci hai già parlato della nuova mostra, ci hai parlato di Deus Ex Litera, eh, che facciamo? Bene, eh, sì, come dicevo... Battuta! Sabato 26 abbiamo inaugurato la mostra sui negozi Olivetti, potrei scegliere la bellezza. Una mostra, eh, la quarta del ciclo Olivetti e la cultura nell'impresa responsabile. Sono stati riportati alla luce dopo oltre vent'anni tutte le opere d'arte rinchiuse nei cavo di team. Qui in questo caso abbiamo i negozi Olivetti, il negozio di Parigi, il negozio di New York, il negozio di Venezia: fotografie, documenti storici e la vera protagonista è la donna volante di Genn. Mucchi anche qui di nuovo un richiamo alla, alla fabbrica perché è stata ritrovata nella fabbrica di Mattoni Rossi. Un paio d'anni fa, eh, nella soffitta proprio ed era malconcia, icona che è la proprietaria attuale. A proprie spese l'ha portata al centro restauro della Venaria e l'abbiamo in prima nazionale perché era andata persa dopo i bombardamenti a Napoli. Altra mostra è, è Deus Ex Littera, una mostra di nuovo legata a tutto il patrimonio industriale perché in mostra c'è Giannoni e eh, Paolo Amico, ci sono in mostra tutte eh, le architetture olivettiane del sito UNESCO reinterpretate e eh, in particolare ce n'è una che è quella del, eh, dell'asilo Nido Olivetti perché è l'unica eh, struttura di proprietà del comune di Vrea, il titolo di quest'opera è stato proprio scelto come work in progress perché ha eh, eh, marzo dovremmo inaugurare la sala giardino e la guardiania e entro il 2026 eh, riportare i bambini all'interno dell'asilo grazie ad aver vinto insomma, aver avuto delle somme dal eh, PNRR. Per cui due mostre importantissime e tutti questi eventi, perché eh, ci ha appena lasciato Mitorai eh, lunedì ed era una mostra a livello eh, internazionale, hanno portato sicuramente una ricaduta in termini di turismo anche in Industriale sul territorio, tant'è che eh, le presenze hanno avuto un incremento del 30% e questi sono dati veramente confortanti. Chiudo, visto che siamo capitale del libro, col nostro libro che è di nuovo un libro che abbiamo scelto proprio come libro identitario della zona, del, della città di Ivrea ed è di edizioni di comunità ed è Adriano Olivetti, Il cammino della comunità. E poi lo ammoggeremo a tutti i relatori proprio perché è il libro della nostra capitale che dice abbiamo portato in tutti i villaggi le nostre armi segrete i libri i corsi le opere dell'ingegno e dell'arte noi crediamo nella virtù rivoluzionaria della cultura che dona che dona all'uomo il suo vero potere grazie costanza grazie barbara una battuta domani cosa facciamo biella Venite a vedere il, il primo itinerario turistico, abbiamo creato un prodotto turistico nella capitale della lana e si chiama Open Circuit UNESCO, quindi tutti questi grandi archivi tessili li abbiamo coinvolti in un unico pacchetto turistico, in un itinerario, un itinerario che brevemente vi dico anche chi sono, più di 2000 volumi all'interno eh, dell'archivio, vado in ordine alfabetico, Vitale Barberis canonico, tutta la storia del discorso del contratto collettivo operaie, tutta la, la, anche la parte legata al personale, alla Camera del Lavoro. L'archivio permanente legato a Casa Zegna, gli archivi di Città dell'Arte ne abbiamo già parlato, l'archivio Tessile Vercellone, l'antico lanificio del comune di Sordevolo, che è anche turisticamente importante per la passione di Sordevolo, la fabbrica della ruota, ne ha ampiamente parlato Laura, ma ancora nel centro, nel cuore di Biella, vicino al Duomo, la fondazione Fila, Museum, grande storia anche di moda sport. La Fondazione Sella, Mebo, quindi anche enogastronomia, la nostra birra che deriva proprio dall'acqua e, e di formaggi. E, e la possibilità ancora di visitare un antico villaggio operaio a Miagliano presso l'ex cotonificio Botto. Si possono visitare ancora i villaggi e poi, ovviamente, il nostro museo del territorio, con le nostre, eh, dall'Egitto alle opere eh, più importanti di arte moderna e così via. Quindi eh, vi aspettiamo. Grazie, grazie mille, Applausi Cristina. Faccio una domanda contraria: che cosa deve essere? Quali sono le caratteristiche che deve avere un patrimonio industriale per essere oggetto di turismo? Cioè. Ci sono delle condizioni di sostenibilità nell'ambito della promozione dello sviluppo turistico di un, di un patrimonio industriale? In una battuta, so che è difficile. Allora, ehm... Sì, ci sono e eh, sì, è molto difficile. Non è una... No, perché su questa domanda forse si potrebbe tenere una conferenza a Un parte. Oh, esatto, una conferenza a parte perché è estremamente, è estremamente complessa come domanda. Ehm, allora, eh, io dico parto in realtà da una cosa detta nel, nel panel precedente che è l'innovazione. Ivrea è città dell'innovazione ed è stata, diciamo, ha innovato quando ancora non si parlava di innovazione come ne parliamo oggi. Eh, L'innovazione non è un ci innoviamo, non ci innoviamo, cosa facciamo? Ci innoviamo comunque, che si voglia o vo che non si voglia. Quindi, questa, eh, da questo tema si potrebbe partire pensando a, a, a questo aspetto. Allora, usare l'innovazione per avere nuovi punti di vista sulla conoscenza, cioè usare attraverso l'innovazione uno studio delle fonti diverso. Pensiamo al BIM e non apro il capitolo perché tutti sappiamo di che cosa sto parlando. Quindi l'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie per nuova, un nuovo punto di vista di studi, per, una valo, per aiutare e supportare la valorizzazione, per... Eh, Proporre al fruitore nuovi modi per fruire della proposta culturale. Sostenibilità fondamentale perché sostenibilità anche nel nostro campo, ne parliamo tutti i giorni, eh, non è solo si parla di sostenibilità del digitale, ma si sta parla anche di sostenibilità, per esempio, energetica. E su Evrea questo capitolo è immenso, tanto quanto su Biella. Quindi ehm, sì. Ehm, ci sono punti di vista possibili, ma sono anche tante le criticità. Quindi, alla domanda che hai fatto a tutti, tranne anche a me, ma io rispondo ugualmente: cosa facciamo? Bisogna lavorare insieme per competenze trasversali, tenendo conto dell'ecosistema industriale in tutto il suo complesso. Grazie. Ottimo, grazie. Beppe, ma velocissimo per tutti gli altri. Eh... Il problema del nostro Paese è che abbiamo, eravamo una grande potenza industriale e dobbiamo tornare a esserlo, perché nella comunità internazionale vincono solo i Paesi che sono leader nelle nuove tecnologie. Eh, noi cerchiamo di dare un piccolo contributo in questa direzione, consapevoli di un fatto che noi adulti abbiamo un grande dovere verso le nuove generazioni e un po' questa è l'anima del nostro lavoro. Dobbiamo, noi abbiamo un dovere verso le nuove generazioni e dobbiamo cercare di prepararle al futuro che sarà necessariamente un futuro di innovazione e tecnologie. Grazie. 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 grazie per Giorgio, c'è un link tra, tra Crespida e Ivrea. Sì, allora ehm, come siamo sopravvissuti a Crespi? Siamo sopravvissuti perché abbiamo alzato l'asticella e ci siamo divertiti a risolvere queste problematiche. Ehm, abbiamo utilizzato tutti gli strumenti, si parlava di tecnologia, abbiamo creato un museo partecipato per connettere attraverso degli strumenti multimediali la comunità al visitatore. Eh, che vedete anche in questa immagine, quindi un modo per eh, ehm, avere un coinvolgimento comunitario nella definizione di che cosa si va a rappresentare nel museo. A fruizione dei visitatori. Abbiamo creato una Metaverso Room, quindi si parlava di metaverso di tecnologia. Abbiamo realizzato attraverso il Metaverso la ricostruzione di quegli spazi industriali che non esistono più, per cui oggi si può entrare e vedere l'invisibile a Crespi, perché l'abbiamo tradotto in una stanza che è virtualmente attiva attraverso la ricostruzione di tutti quelli che sono gli marchingegni, i telai, le strutture, l'architettura. E eh, come dire, grazie a tutto questo progetto che abbiamo sviluppato, grazie alla collezione. Che per la prima volta è stata forte negli ultimi quattro anni con l'amministrazione comunale, creando un progetto di UNESCO Visitor Center sostenibile e autosostenuto con le proprie finanze. Abbiamo un grande progetto di rilancio verso il futuro per dare un senso al 23, dove Bergamo e Brescia saranno capitali della cultura. Eh, abbiamo in mente di creare il primo abbozzo di quello che è il MOVE, ossia il MOVE. Che è uno dei comandi dell'elettronica eh, che vuole essere l'acronimo di Museo dell'obsolescenza veloce elettronica. Che cos'è? Attraverso delle partnership con aziende nazionali e internazionali, con dei collezionisti, creare il primo museo dell'obsolescenza digitale, quindi, dal comptometro all'Apple, all'iPhone 72, eh, in modo tale da creare la narrativa degli strumenti digitali per raccontare la storia dell'uomo, quindi attraverso un approccio filosofico alla narrazione che vuole essere anche un ponte eh, che raccontare questo progetto Ivrea è un po' quasi come dire dire qualche bestemmia in chiesa però da questo punto di vista Crespi intende lanciare una sorta di sasso a Ivrea per cercare di trasformare il nostro rapporto di coppia di fatto in matrimonio ecco, grazie Beh, avete capito che siamo una coppia di fatto Laura, Laura Zegna allora, cosa devo dire? Veloce. Velocissima cosa stanno facendo? Allora, sto a Biella. Mi hanno detto di comunicarvi che la Biblioteca Civica di Biella, con l'archivio di Stato di Biella, sta realizzando tutto un progetto che si chiama Be Archive, che credo che tu abbia anche un po' citato, per fornire a tutti i visitatori contenuti culturali di qualità con un'app, anche in inglese, per cui il visitatore arriva, clicca percorso del cuoio e viene. Aiutato a percorrere il, e a scoprire il percorso del co, il cuoio. Un'altra cosa voglio citare: il progetto che sta portando avanti il DOPI con Città dell'Arte Fondazione Pistoletto e Fatti ad Arte, che si chiama Woolscape, che sono appunto di nuovo eh, all'interno di quella che è la, sto, è la storia della Strada della Lana delle esperienze immersive che si possono fare o a Città dell'Arte Fondazione Pistoletto o alla fabbrica della Luota, che permettono, anche con rappresentazioni teatrali che ha citato Prato, di aiutare il visitatore a vivere questi luoghi così speciali, naturalmente arricchiti da laboratori che sono sempre in fase di studio. Grazie, grazie a tutti, grazie della pazienza, grazie ai nostri amici e buon proseguimento. Grazie Renato e grazie a tutti voi anche da parte mia. Abbiamo fatto un bel giro d'Italia con una serie di esperienze, quindi siamo spostati dai temi... Non lo so, si sente? Sì. sì. E abbiamo fatto un giro d'Italia, a questo punto facciamo un altro passaggio sull'internazionale, quindi chiamo Paolo Verri. E faremo un giro passando attraverso esperienze con altri quattro ospiti che lascio a lui introdurre. Paolo, a te il palco. Buongiorno a tutti, benvenuti ancora. Grazie per questa straordinaria organizzazione. Come coordinatore di Ivrea Capitale del Libro, ma anche come esperto di sviluppo urbano attraverso la cultura e i grandi eventi, sono molto contento di questo appuntamento. Ringrazio Marina Ralli, Feder Turismo, Antonio Barrera e tutti gli amici, ovviamente Gaetano Di Tondo, in testa per questo primo momento. Allora, dopo questo. Il panorama italiano, come diceva Gaetano, abbiamo pensato anche di farvi vedere cosa sta succedendo nel resto del mondo. Lo facciamo con quattro testimonianze diverse. Invito subito Franco Bianchini, direttore associato del Center for Cultural Value dell'Università di Leeds, che è stato un grande applauso, grazie. È stato membro del Comitato Scientifico di Liverpool 2008, Capitale Europea della Cultura, membro del Comitato Scientifico di Matera 2019, Capitale Europea della Cultura. Cultura, ha lavorato per 37 anni in gran bretagna è uno dei cervelli di ritorno siamo onorati di averlo adesso a, a torino è fondatore della fondazione Fiscarraldo e conosce da molto tempo l'esperienza delle principali trasformazioni urbane condotte su città eh, fordiste Walter mariotti direttore editoriale di domus benvenuto walter grande applauso eh, Domus è una delle principali marche editoriali che si occupa diciamo così, della identità delle nostre città, dei nostri territori, con uno sguardo straordinariamente internazionale. Con lui parleremo soprattutto di eh, futuro. Massimo Preite, che è board member, membro della, del board delle European Roots di Industrial Heritage, che sarà anche il nostro primo speaker, eh, al quale chiederò... Eh, quasi subito, diciamo così, il tempo di, che si possa accomodare, proprio di dirci: eh, paragonato a quel che abbiamo sentito adesso rispetto all'Italia, che cosa sta accadendo in Europa, che cosa se sono le European Roots eh, di Cultural eh, Heritage, di Industrial Heritage, e di fare un po' un paragone anche, di dirci quali sono le tendenze. E poi non è potuto essere con noi, ma ci ha mandato un filmato il direttore scientifico di China Museum International, Gaetano di Gesù, di cui faremo un bel intervento proprio su cosa sta succedendo in questo momento in Cina dove ci sono oltre 100 destinazioni di turismo industriale e ne stanno candidato altre 60. Come sapete la sfida fra Italia e Cina a livello di contenuti da questo tipo è straordinaria. Abbiamo noi 55 siti UNESCO eh, ufficiali, più 12 siti creativi, in Cina sono 56 e sicuramente noi siamo un po' di traino rispetto all'Europa. Mi sembra che abbiamo parlato poco di Europa fino ad ora e mi sembra anche di dover sottolineare che tutto tutto quello che inseriamo nel panorama italiano, soprattutto in Piemonte, deriva molto dalla tradizione anglosassone. C'è stato un signore che forse conoscete, che si chiamava Camillo Benso, Conte di Cavour, che ha fatto qualche viaggetto da qualche parte in un certo periodo della sua vita e è andato a capire che cosa stava succedendo in alcuni luoghi e ha spostato l'asse dello sviluppo anche nazionale, perché va ricordato che ha spostato molte cose che erano al sud, al nord e ha anche creato dei canali. Appositi, per esempio ovviamente, proprio il canale Cavour che è stato fondamentale per la crescita e lo sviluppo di tutta la situazione dell'agricoltura eh, italiana. Che cosa sono eh, le European Roots? Come si promuovono? Quali sono i numeri? Quanto attraggono e cosa possono insegnarci? Benvenuto a Massimo Prete. Grazie innanzitutto per questo invito a questo evento così importante e così promettente per quanto riguarda il futuro. Allora, ehm, devo dare alcuni ragguagli sulla, su cosa è questa, questa rete, anche perché è meglio non dare mai per scontato la, la, la conoscenza eh, di. di di certi, di certi sistemi. Eh, la European Route of Industrial Heritage è praticamente la rete che associa i siti del patrimonio industriale in Europa, quelli più eh, reputati, quelli più famosi, accessibili al pubblico dei visitatori. Quindi si fa riferimento ad un Patrimonio eh, in grado di essere valorizzato. Ora l'eccellenza dei, dei siti che figurano in questa rete non è legata unicamente al loro valore storico monumentale, ma anche alla qualità degli allestimenti e alla qualità dei servizi offerti ai visitatori. Come nasce Eri? Eri nasce nel 1999 qualche anno fa abbiamo celebrato il ventennale, con l'obiettivo di estendere a livello transnazionale, a livello europeo, l'esperienza modello della strada dell'industria culturale della RUR, che è una delle esperienze di maggior successo in questo senso. Allora, l'originalità di questo esperimento sta nel fatto che eh, il patrimonio industriale, a differenza di altri patrimoni, è un patrimonio che immediatamente si lega al territorio, è qualcosa che sta fuori. Eh, per dare una contrapposizione concettuale, se voi andate sul sito ICOM, la prima cosa che leggete è che eh, il museo non ha frontiere, il museo è una rete. Ecco, Eri è proprio eh, l'incarnazione di questo concetto. E, la, il museo è il territorio stesso. Allora, da Eri praticamente nasce con l'intento di proiettare a livello continentale questa esperienza. Nel corso dei vent'anni si è estesa su oltre 30 paesi europei e oggi eh, praticamente associa 300 siti che offrono uno spaccato quanto mai rappresentativo dell'industria europea. Tengo a dire che, per proprietà transitiva, i siti che oggi appartengono alla rete ERI appartengono anche all'itinerario culturale del Consiglio d'Europa. Eri è stata certificata come route del patrimonio industriale nel corso del 2019, in occasione di questo ventennale, per cui eh, tutti i membri eh, godono di questa appartenenza. Ora, la, ehm, diciamo, la missione di ERI mh, ce ne sono, andrebbe articolata, ma mi limito eh, sostanzialmente a tre aspetti. Il primo è quello di promuovere una consapevolezza della dimensione europea del patrimonio industriale. Se c'è qualcosa che soffre a essere valorizzato nella cornice nazionale è appunto il patrimonio industriale, perché il patrimonio industriale è la, la, la condivisione di un insieme di conoscenze, eh, di un insieme di persone, di un insieme di tecnologie. Io amo ricordare che eh, Franco Borsi, eh, storico dell'architettura che forse alcuni conoscono, nel, è autore anche di, di uno dei primi testi sulla, di archeologia industriale. Amava ripetere che il patrimonio industriale va equiparato a quei movimenti, come il gotico internazionale, come l'art nouveau, e che non possono essere ascritti a un singolo paese, ma fanno parte della, comuna, della comune eredità europea. Ora Franco Borsi lo diceva da storico dell'architettura, patrimonio industriale come sappiamo è qualcosa di molto più ampio, non c'è solo l'architettura ma ci sono i saperi, eh, c'è la cultura immateriale eh, e così via. Ecco, ehm, non so, ho ancora un altro minuto, posso andare avanti. Mm, eh, dette queste cose, mm, le, fra le, le, le missioni di ieri... E anche quella di utilizzare il patrimonio industriale come leva per lo sviluppo del territorio e soprattutto per la rigenerazione. E qui eh, siamo di casa, cioè Ivrea è probabilmente uno dei cantieri più interessanti da tenere sotto osservazione. Ora, se noi vediamo ciò che è accaduto in altri paesi. Si nominava Poc'anzi l'Inghilterra, ma io ricordo, voglio citare e menzionare solo alcuni degli esempi più recenti, penso a eh, Belval, in Lussemburgo. Eh, Lussemburgo è stato uno dei poli dell'industria siderurgica in Europa. Belval oggi è una città universitaria che ha come brand eh, due altoforni che sono stati conservati in memoria di questa vocazione produttiva. E poi voglio ricordare l'esperienza in corso ad Hamburgo, Afen City, ecco lì eh, le, 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 probabilmente eh, una delle concentrazioni più cospicua di docks eh, portuali eh, che si sono in parte salvati dai bombardamenti, in parte eh, ricostruiti, ma oggi offrono veramente uno degli esempi migliori. Di rigenerazione urbana attraverso il recupero del patrimonio industriale e altri se ne potrebbero, se ne potrebbero sicuramente fare. Ora, eh, i benefici eh, dell'adesione ad ERI sono molteplici. Innanzitutto, eh, la, eh, il fatto della visibilità eh, di essere inserito nella rete, la visibilità attraverso la piattaforma. Non so se qui c'è un'immagine di eh, eri in questo momento, sì. E, mh, io si non ho passando le immagini del sito. Ecco, non ho portato una presentazione, se andate www.eri.net avete il sito che è in grado di illustrarvi eh, anche meglio eh, quanto vi sto dicendo in questo momento. Cioè, ora mi interessano proprio i benefici eh, specifici perché altrimenti uno dice: Ma perché mi devo associare ad ERI? Ecco, ERI eh, cerca di incentivare proprio le caratteristiche di rete di questa associazione e quindi di moltiplicare tutte le occasioni, tutte le opportunità per incrociare, per scambiare esperienze. Ci, eri, grazie a Dio, gode di un pingue finanziamento europeo sul, su Creative Europe. E questo ci consente di dare sostegno finanziario ad una serie di progetti come Twinning Sites, cioè delle esperienze di gemellaggio che consistono in uno scambio incrociato degli staff di diversi siti che si recano vicendevolmente l'uno dall'altro e quindi scambiare esperienze. Linking Europe, che è la possibilità di creare delle esposizioni su temi comuni fra siti distanti. E poi Succession Planning, anche questa è un'iniziativa molto importante perché molti dei siti oggi eh, si avvalgono di guide. Che sono ex dipendenti, ex operai e che per il, per il trascorrere del tempo chiaramente diventano sempre di meno. Allora, come trasmettere questo patrimonio di conoscenze, questo patrimonio di esperienze? Ecco, questo è uno dei grossi temi in discussione e su cui probabilmente l'innovazione. Eh, questi eh, oggi ne abbiamo parlato ampiamente eh, ci può dare eh, ci può dare aiuto forse bene sto facciamo sì, sì, sì. magari riusciamo credo, a fare un sì. secondo giro perché mi dicono grazie massimo Molto interessante, mi dicono dalla regia, anzi proprio Gaetano di Tondo, che il ministro ha atteso per le 13.15, quindi abbiamo qualche minuto in più per approfondire questo sguardo eh, internazionale. Franco Bianchini, questa rete nasce nel 1999, ma già nel 1985 nasce il progetto della Capitale Europea della Cultura che già nel 1990 prende una svolta industriale, cioè quello che si diceva nel panel precedente, cultura e industria, in realtà nell'Europa capita subito. Glasgow Decide di puntare tutto sulla trasformazione da post-industriale a capitale della cultura. È un percorso che poi tocca Essen, che è stata poco fa citata, che diventa capitale della cultura nel 2010 con tutta la RUR. È la prima volta che è una città al centro di una regione. Poi ci sono i grandi porti europei, luoghi di industrializzazione straordinaria. Genova 2004. Marsiglia 2013 e l'esperienza che tu hai fatto con Liverpool nel 2008. Ti chiederei proprio dal tuo grandissimo osservatorio quali sono le peculiarità del passaggio fra eh, culturale e industriale, da post industriale a cultura contemporanea, quali sono le sfide? Ma possiamo dircelo anche, quali sono le difficoltà? Qui non siamo soltanto per vedere tutto quello che funziona, ma anche un po' the dark side of the moon, molti ne rimangono fuori, non ne vengono coinvolti, necessita una maggiore inclusione sociale, sicuramente l'attività educativa è un'attività importantissima, ma il tema dell'identità, della rappresentazione è molto importante. Che cosa è successo eh, a Liverpool e poi magari ti chiederò anche in una città più piccola che conosci molto bene, del West Anglia Hall, una città molto esemplare, ma magari ci torniamo dopo. A te la parola. È eh, 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 lì sotto il... Aspetta, 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 guarda che arriva. Grazie, tante. Grazie, grazie dell'invito, grazie Paolo. Eh, prima di tutto quando si parlava prima del um, il modello eh, britannico chiaramente ha influito molto anche sul, uh, sull'Italia eh, dal punto di vista dell'utilizzo um, di edifici industriali per la rigenerazione territoriale, però bisogna anche capire quanto l'Italia abbia influ influito sul, uh, sul modello britannico. perché Um, oggi in tutti i testi di rigenerazione territoriale si usa per esempio l'espressione nighttime economy, economia notturna. Questa economia notturna fu inventata in Italia durante il periodo delle politiche dell'effimero, dell'uscita dagli anni di piombo negli anni Ottanta. Quindi la nighttime economy, queste strategie anche britanniche della nighttime economy sono state ispirate dall'Italia. La rigenerazione dei centri storici, con, anche con utilizzi residenziali e ehm, restauro di edifici storici, fu ispirata da Bologna. Il, gli inglesi si ispirarono al piano di cervellati a Bologna. La creazione di design centers, fashion centers, che poi sono diventate anche attrattive turistiche in certe città, fu ispirata dai centri di servizi alle imprese della cosiddetta Terza Italia. Eh, quindi anche l'Emilia Romagna, anche parte del Piemonte e della Toscana e altre regioni. Quindi c'è un dialogo fortissimo tra i due paesi, no? non c'è dubbio. Il, eh, come diceva Paolo, parte tutto da Glasgow, che è la prima città in quel, nella serie delle... Ci, si chiamavano allora città europee della cultura, non capitali. Eh, fu la prima città non ovvia a diventare eh, città europea della cultura, una città industriale in fortissimo declino e anche con grandi problemi di immagine, di disoccupazione e di eh, violenza anche soprattutto giovanile che ottenne il titolo per il 1990 e ehm, intervenne prima di tutto ripulendo gli edifici del centro storico che ehm, praticamente gli abitanti di Glasgow si erano scordati qual era il colore vero originario di questi edifici. Costruiti di sandstone, che è una pietra rossiccia eh, che non si vedeva più, da quanto erano appunto anneriti da anni e anni di inquinamento. Ci fu poi. Accoppiarono questo intervento con la creazione di una partnership pubblico-privata, altra innovazione, Glasgow Action. Furono la prima furono la prima città a decidere di svolgere il programma della, capitale, della città europea della cultura eh, nell'arco di 365 giorni tutto l'anno, furono i primi a eh, diciamo, eh, finalizzare la città europea della cultura a scopi di rigenerazione urbana. E, ehm, Ottennero chiaramente alcuni risultati importanti dal punto di vista del miglioramento della loro immagine, ma rimasero però, come ha detto Paolo, dei problemi molto gravi eh, sul, eh, su, sul, al, al centro dell'agenda del policy making locale. Non ultimo, il problema dello squilibrio enorme, tuttora non risolto a Glasgow, tra centro e periferie. Eh, Glasgow continua ad avere alcune delle periferie più povere e più pericolose anche dal punto di vista proprio non tanto del, della, della criminalità ma del rischio sociale per chi nasce in questi luoghi, delle periferie tra le peggiori di Europa, la povertà continua e eh, c'è anche uno squilibrio che continua tra consumo e produzione, nel senso che purtroppo a causa della struttura molto accentrata dell'economia culturale del Regno Unito, Glasgow, nonostante sia indubbiamente una città di fortissima creatività, non è riuscita a creare una struttura forte di industrie culturali locali che permettano quindi ai giovani di talento di rimanere a Glasgow, di non andare a Londra, di non andare negli Stati Uniti, di non emigrare. Quindi un modello che è importante, che in parte ha ispirato anche Liverpool, che eh, però direi è, eh, sia Liverpool che Glasgow non sono riuscite ad attuare un modello di rigenerazione territoriale su base culturale forse efficace quanto quello di altre città come per esempio Bilbao. Uno dei motivi ehm, è stato forse in parte la mancanza di, eh, di, un, di un edificio iconico come, come lo è stato, per esempio, il museo Guggenheim a Bilbao, costruito e inaugurato quasi esattamente 25 anni fa, nell'ottobre 1997, ma in parte anche il fatto che le due città non hanno investito quanto Bilbao nel miglioramento degli spazi pubblici e nel miglioramento dei sistemi di connettività quindi di trasporti pubblici, aeroporto e ehm, sistemi di connettività di questo tipo. Comunque nel caso di, ehm, di Liverpool ci fu una vittoria mh, del titolo di capitale europea della cultura per il 2008, per, per certi versi sorprendente, la città favorita era Newcastle e eh, in un certo senso... Una sfida tra città industriali. Una sfida tra due città industriali e Newcastle, in parte per mancanza di lavoro attento sulle preferenze culturali della giuria, in parte per un forse eccesso di arroganza, eh, diciamo perse per errori propri più che per meriti di Liverpool. Liverpool eh, completò con la capitale europea della cultura un lavoro di rigenerazione che era già iniziato negli anni Ottanta. In particolare un politico del governo Thatcher, Michael Heseltine, detto anche Tarzan a causa della sua capigliatura e della sua statura, ehm, puntò molto sulla rigenerazione della città creando la Merseyside Development Corporation che eh, trasformò il vecchio bacino portuale dell'Albert Dock che era rimasto vuoto da tantissimi anni in un cosiddetto mixed use development che comprendeva quindi uffici, appartamenti ma anche un pessimo museo dedicato ai Beatles, Beatles Story che è ancora lì, il museo marittimo sulla storia del porto della città e eh, il, la Tate Gallery, la Tate of the North, quindi l'avamposto settentrionale della Tate. Tre interventi importantissimi che avvennero verso la fine degli anni Ottanta e quindi prepararono la strada eh, per la capitale europea della cultura nel 2008. Ci furono delle controversie sia a Liverpool che a Glasgow. A Liverpool principalmente perché costruirono il museo marittimo della città senza parlare assolutamente della schiavitù. E, eh, quindi fu solamente dopo una sollevazione della comunità nera della città che aggiunsero una slavery gallery all'interno del Maritime Museum, del, mu del Museo di Storia Marittima della città. Nel caso di Glasgow la controversia principale riguardò una mostra del nel 1990 che si chiamava Glasgow's Glasgow che secondo alcuni intellettuali e artisti locali ehm, passava sopra, verniciava, di, diciamo di, ehm, dimenticava tutta una storia di conflitti industriali e sociali all'interno della città, per cui fu creato un programma culturale alternativo, un programma fringe, eh, molto critico, da un'organizzazione che si chiamava Workers' City. Quindi... Queste controversie in un certo senso rendono più interessanti i due, i due eventi. Senti, devo, mm. devo darti ancora due minuti. Una domanda volante: sono stati circa 800 eh, milioni di sterline e circa 900 milioni di euro a Marsiglia tra trasformazioni urbane e investimenti in eventi. Che cosa lasciano permanentemente? E se queste controversie vent'anni dopo, 15 anni dopo, si sono trasformati in qualcosa di nuovo? Beh, dunque, non c'è dubbio che sia la, la città europea della cultura a Glasgow che la capitale europea della cultura, a Liverpool, 18 anni dopo, hanno portato a un miglioramento dell'immagine della città misurabilissimo. Gli studi di Beatriz Garzia, per esempio, che è una delle maggiori studiose di questo aspetto, dimostrano che c'è stato sia un aumento dell'orgoglio locale, che sembra essere duraturo, e anche un, un miglioramento in dubbio della percezione esterna della città da parte anche degli investitori. Nel caso di Liverpool questo si è manifestato soprattutto negli investimenti immobiliari, dalla, uh, dalla Repubblica d'Irlanda specialmente, nel periodo di, ehm, di bubble positiva degli investimenti immobiliari che durò circa dal 2003 al 2008 in particolare. Però, in tutti e due i casi rimangono questi gravissimi problemi di squilibrio tra centro e periferie e rimangono problemi molto gravi di eh, debolezza del tessuto delle industrie culturali locali e di, eh, di povertà, anche povertà educativa, che quindi restringono di molto il, il bacino. Dell'audience per le attività culturali. Non è un caso, per esempio, che l'audience per la cultura a Liverpool sia molto, molto inferiore a quello di città come Bologna e Firenze, di popolazione equivalente, ma con un profilo educativo molto migliore. Grazie, grazie Franco per questo eh, primo giro. Avremo tantissime domande da farti. Io adesso chiederei alla regia se mi manda il contributo di Gaetano Di Gesù che ci fa un piccolo e veloce panorama sulla situazione in Cina. E poi con Walter cerchiamo di vedere un po' il futuro di queste prospettive. Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato a questo convegno. Grazie a Paolo Verri che mi ha chiesto di portare il punto di vista sulla Cina dalla nostra, dal nostro particolare punto di osservazione, che è l'attività che facciamo, la nostra società China Museum International si occupa di costruire programmi di internazionalizzazione per i musei cinesi, eh, lo facciamo per un network di oltre 190 musei dentro i quali ci sono anche siti industriali riconfigurati eh, per il turismo eh, industriale. Eh, la situazione peculiare della Cina eh, è, è particolarissima perché lo sviluppo del turismo rurale rispetto a, ai casi europei è iniziato molto più tardi, negli anni 90, ma con eh, tre principali componenti, secondo il nostro punto di osservazione. La prima è l'aumento della qualità della vita, quindi del tempo libero e, e della, soprattutto della ricerca di nuovi di nuovi siti per il turismo locale la propensione dei cinesi al viaggio è molto alta. Se si pensa che adesso, in, in questo periodo, in fase di pandemia, alla fine di giugno si contavano 1.460 milioni di, di, di viaggi con una diminuzione del 22%, si ha l'idea di che cos'è il turismo interno. La seconda componente è legata all'enorme sviluppo urbano delle città eh, cinesi che eh, negli anni 90 ha avuto un incremento enorme e che ha determinato eh, una presenza di aree industriali dismesse in posizione strategica, perciò che sono diventate eh, aree eh, centrali per lo sviluppo urbano e soggette a progetti di eh, riconfigurazione. La terza componente è più sofisticata, ma presente, e riguarda eh, il lavoro fatto diciamo, dalla cultura cinese per riconfigurare l'identità nazionale del periodo post-maoista. Sono traccia di questo atteggiamento eh, gli enormi investimenti sui musei archeologici e in, diciamo, il recupero della memoria di, delle grandi concentrazioni industriali appartiene a questo progetto identitario eh, colossale. C'è poi una quarta componente che eh, secondo me svilupperà ulteriormente il turismo industriale nei prossimi anni con numeri eh, importanti e riguarda eh, l'attuazione del piano Made in China 2015-2025 che è un eh, radicale ripensamento dell'attività industriale cinese. La Cina cioè, vuole passare da manifattura del mondo dove eh, negli ultimi 50 anni ha prodotto eh, materiali a basso costo con eh, alta manodopera ad, eh, ad un ripensamento eh, profondo che porterà una concentrazione di attività sulla sulle biotecnologie, sulla robotica, su, su tutte le attività innovative ad alto contenuto eh, di ricerca. Questa, questo piano che ha una dotazione di 300 miliardi di dollari e che è stato integrato eh, durante queste, questi anni di pandemia avrà come risultato immediato una enorme quantità di siti eh, industriali da ripensare, da ristrutturare, da riconfigurare e da valorizzare. In questo scenario sono, si contano 1158 eh, siti industriali in Cina dismessi, oggetto di progetti di riqualificazione e eh, tra questi 108 sono giudicati eh, di carattere esemplare per il patrimonio industriale eh, dismesso. E sicuramente in questa, in questa configurazione il ruolo ehm, principale in no, di innovazione continua aspetta a Shanghai. Shanghai eh, è stata la prima città in Cina a rispondere con un programma di, dedicato al turismo industriale, con una pianificazione dedicata alla, al turismo industriale eh, del, del 2006-2010. E già nel 2005 ha costituito il centro per lo sviluppo del turismo industriale, che è una società eh, no profit, ehm, il cui compito è di costruire e eh, realizzare connessioni virtuose tra eh, centri di ricerca, centri di educazione, eh, spazi espositivi, attività di sviluppo della vita sociale dentro questi. Dentro questi siti. Nel 2018 è sempre di Shanghai il primo programma triennale per la gestione di questi, eh, di questi siti e questa attività normativa e gestionale è diventata esemplare per tutta la Cina, per cui adesso le altre regioni industriali eh, cinesi, che sono l'area di Pechino-Tianjin e l'area di Guangdong diciamo, del eh, Fiume delle Perle hanno adottato eh, sistemi gestionali eh, molto simili all'esperimento di Shanghai. Eh, il, la configurazione, il lavoro intorno al sito, ai siti di turismo industriale è ormai diventata un'operazione in Cina molto complessa perché su queste, su queste aree si riversano diversi interessi e si costruiscono nuovi eh, modelli di business ma soprattutto è considerata diciamo, il, il vero polo di, di crescita del turismo, del turismo interno, accompagnato, come abbiamo visto, dalla, eh, dalle risorse finanziarie di questo programma di Made in China. Il futuro immediato eh, della, eh, della Cina su questi siti è un obiettivo al 2025 di individuare mille siti che hanno un'interazione con, con, eh, diciamo, con la struttura urbana e eh, almeno 100 siti esemplari eh, che sono musealizzati, che sono sede di attività, di attività culturali eh, in un complesso intreccio di, di relazioni. Per eh, sintetizzare, diciamo, l'esperienza del 798 di Pechino, eh, che è diventato oh, un centro di cultura e di arte mh, contemporanea molto attivo in Cina, è, è stato l'origine del riuso delle aree industriali, ma questa eh, gestione monotematica è una gestione. Eh, che ha lasciato il campo ormai ad operazioni molto più complesse, dove gli strati eh, di interesse e gli sviluppi sono eh, gestiti da eh, molteplici soggetti. Eh, il modello sicuramente di sviluppo e di gestione delle aree dedicate al turismo industriale è piuttosto quello dell'area di Shogun, adesso dove è stata allestita eh, la sede del delle Olimpiadi invernali di Pechino con la costruzione di quella eh, fantastica pista di sci in, sul, sul, su, su, sui resti di una grandissima di un'importantissima fabbrica eh, dismessa questo è il futuro della Cina cioè il, un lavoro sulle aree industriali considerato centro sicuramente di sviluppo del turismo locale, ma con l'obiettivo di far interagire l'intero complesso eh, urbano, le, le strutture più attive della città nella trasformazione di questi grandi, di questi grandi spazi. Ho superato senz'altro i cinque minuti che mi sono stati affidati, ma il tema è veramente complesso e speriamo di svilupparlo in maniera più articolata nella prossima edizione del del convegno. Un saluto a tutti, buona giornata. Il saluto non va soltanto a Gaetano Di Gesù che con pacatezza ci ha dato un quadro veramente straordinario, va anche al ministro onorevole Daniela Sant'Anchè, benvenuta, un grande applauso, grazie di essere con noi qui oggi a Ivrea, è un grande onore per noi ospitarla, la presenterà poi... Ovviamente l'amico Gaetano Di Tondo, in particolare, so che ha una mezz'oretta, ma le diamo praticamente subito il palco. Abbiamo fatto questo quadro, direi internazionale di grande, grande valore. Abbiamo visto che cosa ci racconta l'Europa, degli esempi straordinari della Gran Bretagna. Avremmo potuto sommare, il professor Bianchini ci ha già citato, ovviamente, la Spagna col caso di Bilbao, la Francia, non soltanto con eh, Marsiglia, Lione, Saint-Etienne, le prossime candidature. La Francia sta per avere la capitale della cultura a, a, a brevissimo. Eh, Walter Mariotti, direttore editoriale eh, Domus, tu hai uno sguardo internazionale, a quel che ti ho chiesto prima dell'incontro era ma quale futuro hanno questo tipo di iniziative? Prima Mircolalli, lo ringrazio, ricordava il nostro lavoro comune ormai dieci anni fa a Matera, noi abbiamo cercato di destrutturare il concetto di turismo. Abbiamo cominciato a dire che non esistono turisti, esistono cittadini temporanei, cittadini permanenti, cittadini soprattutto, abitanti culturali che hanno bisogno di apprendere dal territorio, restituire e costruire scambi. E questa cosa ha dato vita a un forte lavoro sul turismo eh, esperienziale. Siamo proprio stati ospiti del direttore del museo eh, a delle ferrovie a Pietrarsa per il primo piano strategico nazionale sul turismo. Queste però. Erano veramente delle cose che, come diceva il CEO di Olivetti, riguardavano il pre-Covid e non possiamo pensare praticamente a nulla come prima. Quindi, dal tuo osservatorio, quale futuro? Qual è il ruolo per il turismo industriale? E soprattutto quale è il ruolo per le città di piccole e medie dimensioni, come Ivrea, come eh, Biella, come il comparto Bergamo, Brescia che avrà la capitale del prossimo anno, come motore di questa nuova Italia, assolutamente non residuale, ma invece centrale per lo sviluppo. Allora intanto grazie di questo invito all'amico di Tondo e a tutti voi che avete reso possibile questa. Io arrivo da ultimo, parlo da ultimo e può non essere uno svantaggio, nel senso che ho ascoltato i vostri i precedenti e ci sarebbero molte cose. Su cui mi piacerebbe intervenire, ma vista la brevità dello spazio mi limiterò a quelle essenziali. La prima di tutte, però la devo dire: sento dire sostenibilità. Insomma, io farei molta attenzione: Sarei parco con le parole, perché sta diventando un mantra e forse anche uno strumento di marketing su cui bisogna andare, perché la sostenibilità in astratto non esiste. Esiste l'economia, esiste la chimica, esiste la tecnologia. No? E questa a maggior ragione quando si parla di turismo e industria e queste sono due parole che in onore al mio percorso diciamo filosofico e filologico vorrei tornare siamo in, un in una cultura eh, dove l'industria è sempre stata un ospite ingrato perché l'industria produceva valore era come l'impresa e la nostra cultura è stata dominata da due tradizioni per cui il valore o era un reato o era un peccato questa è un, una prima trasformazione che la deglobalizzazione, io non parlerei più di globalizzazione, ma di deglobalizzazione come un, un noto e bravissimo giornalista di Ivrea sta raccontando sul Sole 24 Ore, Paolo Bricco, dopo essersi dedicato eh, a una straordinaria ricostruzione della figura fuori dagli schemi e dalle retoriche di Adriano Olivetti. Ha presentato e quindi, il libro proprio qui. Ecco. E quindi io credo che questa sia la prima cosa da fare, cioè di reinserire qualunque ragionamento sulla cultura e sul turismo. Turismo per esempio è una parola interessante perché si afferma in Europa non molto tempo fa, quando viene superata ed accettata dalla totalità dei cittadini l'idea che la terra fosse rotonda e che quindi bastasse passare partire da un punto per tornare necessariamente a casa. È una parola francese post illuminista. Prima c'era il viaggiatore e quindi mi ricollego, il viaggiatore era qualcuno che partiva per un'esperienza di conoscenza che non era necessariamente legata a un ritorno. Da cui la differenza tra il turista e il viaggiatore, sono due approcci completamente diversi. E questa è l'altra cosa. Così come la città, io ho avuto la fortuna di partecipare al grande progetto di riqualificazione concettuale che Renzo Piano ha fatto sulle periferie, facendo parte del team di lavoro culturale e di comunicazione. Ecco, secondo Renzo Piano, secondo il senatore Renzo Piano, la città del futuro già c'è. Soltanto che noi non la vediamo. Non la vediamo perché la città del futuro, che è insostenibile anche in Cina, prima si parlava di Cina, hanno deciso di accorciare il perimetro della greenfield, che nella cultura anglosassone è quella linea reale o metaforica, distingue cosa è città da cosa non è città. Le nostre periferie, che sono un fenomeno tipicamente italiano, non appartengono ad altre culture. Esistono perché questa greenfield non è mai stata fatta, non è mai stata concettualizzata dalla nostra cultura, dai nostri rappresentanti culturali, dalla nostra intelligenza. Che aveva invece interesse a mantenere dei privilegi di casta e questo lo vediamo nei musei, una cosa a cui ho dedicato il numero di dicembre di Domus e su cui vorrei concludere. Quindi le, le città già ci sono e le città quali sono le città del futuro? Sono quelle che noi non vediamo perché non ci piacciono. Sono le Brownfields, sono tutti quei reperti di archeologia, spesso industriale, ma anche civile, caserme e quant'altro, che devono essere recuperati in questa nuova etichetta che si chiama rigenerazione urbana. Ma la rigenerazione urbana deve partire da un preconcetto culturale. Non è possibile rigenerare un organismo se questo organismo non acquisisce prima di tutti un'identità e una dignità culturale. Se l'impresa, se l'industria non acquisisce è un una metanoia, un cambiamento di paradigma, un cambiamento di pensiero. Se l'impresa non acquisisce una sua dignità di creazione di valore e quindi di creazione di restituzione alla comunità, ci saranno sempre dei corpi estranei dentro un tessuto sociale. Non sarà possibile quella riqualificazione, quella rigenerazione. Sarà sempre artificio, sarà sempre barocco, sarà sempre retorica. Ecco, questo è il primo tema. Il secondo tema è quello della città. Che cos'è la città? La città è forse la più antica creazione della cultura. Vi do dei numeri perché prima parlavo di concretezza. A seconda di come si conta, le città occupano tra il 3 e il 4,5% della superficie globale. Però sviluppano il 70% del PIL globale. Se guardiamo ai territori: i territori, occupa, I territori abitabili attualmente sono il 12% della superficie globale. Il paesaggio, che è l'antropizzazione del territorio, è un altro grande equivoco. Non c'è natura per l'uomo che non sia natura edificata, che non sia natura su cui l'uomo interviene. Israele è un buon esempio, ma ce ne sono altri di esempi. Le operazioni che vengono fatte adesso anche in Arabia Saudita, in Asia, in parti del Nord America. Questo è anche un altro concetto molto importante per uscire. L'uomo non appartiene alla natura, se ne è distaccato perché infatti ha una nostalgia, in, come posso dire, insanabile verso questo. È stato dimostrato quindi l'uomo che elabora la tecnologia all'inizio del suo percorso, l'homo sapiens, eh, 350.000 anni fa, per difendersi la natura, adesso è diventato più forte la natura e qui deve usare la tecnologia, deve usare l'ingegno per preservare la natura attraverso un'azione e quindi attraverso una. Diamo. Chiudiamo. Chiudo dicendo cosa succederà nel futuro. Gli studi sono abbastanza semplici. Il ritorno alle città medie e soprattutto il ritorno ai borghi è una interpretazione, una superfetazione. Non si può tornare con una popolazione che invecchia a vivere in luoghi dove mancano, oppure dove sono stati fatti per scelte politiche, tagli rispetto a quelle funzioni essenziali che permettono una vita che oggi viene considerata accettabile, democratica, civile. E quindi le tendenze sono quelle dell'accettazione, la centralità. Ci saranno sempre più grandi città, ci saranno sempre più aggregazioni. Il caso dell'Italia è un po' diverso, ma su questo magari ci ritorneremo se ci sarà dello spazio. Grazie, grazie a Walter, scusami l'interruzione. Io credo che ciascuno di questi tre interventi, come avete sentito, meriterebbe una conferenza a parte, ci torneremo il prossimo anno e grazie per questo spazio sul confronto fra l'Italia e il resto del mondo. Buona giornata a tutti. Grazie. Grazie Paolo, grazie a tutti voi. Allora chiamo sul palco la senatrice Daniela Santanché, Ministro del Turismo insieme a Marina Lalli, presidente di feder turismo Molte grazie di essere qui con noi. So che le agende sono sempre molto piene, però è un onore riuscire a condividere con lei questa chiusura di questa bellissima giornata. Grazie, grazie, grazie a voi, grazie dell'invito perché io credo che il lavoro del Ministro del Turismo sia quello di andare in giro, di ascoltare, di comprendere, di capire per poi poter... Aiutare a sviluppare il turismo, che dovrebbe essere la prima azienda italiana. Siccome parliamo di turismo industriale, anche per il turismo dovremmo avere una visione di piano industriale se vogliamo che diventi la prima azienda. Ringrazio il Presidente, naturalmente, e ringrazio soprattutto voi. Scusi, mi fatto il saluto. No, ci mancherebbe. E possiamo andare avanti tranquillamente con Perfetto. qualche altro. Sì, io intanto ci tenevo molto a essere qua a Ivrea perché siamo in una città importante dove è stata protagonista della rivoluzione industriale della nostra nazione. Faccio i complimenti per questa iniziativa perché è molto importante far capire che cos'è il turismo industriale. Ed è stato importante farlo IVREA, credo che non ci potesse essere città migliore. Ricordo anche che dal 2018, se non vado errato, è patrimonio dell'UNESCO. Corretto, sì. E quindi ci dà proprio la sostanza perché è stata fatta IVREA. Devo dire che molti quando sentono parlare del turismo industriale non capiscono bene che cos'è. Dicono "Ma cos'è il turismo industriale?" Intanto è un segmento importante del turismo. Intanto, da un punto di vista economico, quello che ci dà soddisfazione è che dagli ultimi dati sta crescendo di circa il 18%. Quindi, avere dei segmenti della nostra economia che mettono il segno più davanti ci sembra già un grande successo. Ma che cos'è il turismo industriale? Il turismo industriale è far comprendere ai turisti e soprattutto a un target più giovane che nazione siamo noi. Perché con la cultura industriale che in Italia è ricca e varia, è estremamente interessante, si fa capire al turista da dove veniamo, chi siamo. Perché attraverso... L'andare a visitare i luoghi come può essere mh, la birreria Perone a Roma, le Saline in Sicilia, l'Olivettia di Ivrea, si fa capire esattamente la scoperta del territorio ma dei nostri prodotti, come venivano prodotti e perché è diventato così importante il made in Italy perché ricordatevi che la grande fortuna della nostra nazione è che abbiamo il terzo marchio, il, tre, il terzo brand nel mondo. Cioè davanti a noi, per darvi un esempio, c'è Coca-Cola. Allora il turismo industriale permette tutto questo, permette di far capire chi eravamo, perché Olivetti ne è un esempio, no? chi eravamo. Quando Olivetti ad Ivrea, la famosa macchina da scrivere, ma i computer, che sono stati una grande intuizione, una grande evoluzione, ma vuol dire far conoscere anche le eccellenze di Vrea, vuol dire far conoscere anche i prodotti enogastronomici, vuol dire portare fatturato, perché se riusciamo con delle politiche come avete fatto voi con la prima conferenza internazionale sul turismo industriale vuol dire portare fatturato, vuol dire portare occupazione, vuol dire fare quello che in tantissimi altri settori economici non è più possibile. Quindi io credo che va spiegato bene che cos'è il turismo industriale. La stazione centrale di Milano è parte del turismo industriale. Faccio un esempio perché... Milano è qua vicino, per cui noi dobbiamo veramente come ministro e come ministero ce la metteremo tutta per supportare questo segmento del turismo, perché cosa ci aiuta anche il turismo industriale? Ci aiuta a cercare di risolvere un problema che la nostra nazione ha ed è un problema importante, è quello della stagionalizzazione. Questi segmenti di turismo diversi che raccontano una storia ci permettono invece di poter portare quei flussi turistici durante tutto l'anno. Perché è vero che noi viviamo nella nazione più bella del mondo, che peraltro abbiamo scoperto bella ma anche molto fragile. Ma abbiamo una storia da raccontare anche dal punto di vista industriale che non siamo secondi a nessuno e questo ci permette di poter andare incontro a un problema che il turismo italiano ha che è quello della stagionalità. E quindi credo, ho cercato di capire perché spesso noi addetti ai lavori diamo per scontato che tutti sanno tutto. Io stamattina faccio sempre il test con i giovani, no? Perché poi dopo sono loro che hanno questa energia da liberale. Stamattina a colazione alle sette e mezza ho chiesto a mio figlio, ho detto mamma oggi cosa fai? E io dico guarda vado a Ivrea tra le altre cose a parlare di turismo industriale. E mi ha detto ma cos'è il turismo industriale? Questo ci fa capire che convegni come questo comunicazioni sono fondamentali per spiegare ma soprattutto nell'essere competitivi a poter presentare dei pacchetti di offerte turistiche turistici e su questo voglio fare un appello a tutti voi, tanto oggi sono molto contenta perché finalmente quel portale mai come dire, nato come doveva essere, o almeno come io immagino debba essere, Italia.it, è ritornato al Ministero del Turismo. Quindi non è più di Enit, ma l'abbiamo riportato in casa perché crediamo che la semplificazione delle procedure sia molto importante. Quindi, eh, ieri abbiamo fatto un cronoprogramma sia per il sito che per l'app e già da marzo 2023 finalmente tutti i turisti potranno avere un sito, un'app degna per potersi orientare nelle varie offerte turistiche. Lo dico anche a voi, lavorate, dateci contenuti perché essere sul italia.it dove farà milioni di pagine viste, dove abbiamo fatto veramente, io mi sto impegnando molto su questo, perché voi sapete che l'offerta turistica è sempre più digitale, nel senso che le persone si informano attraverso i siti, quindi poter averne una nostra, italiana, del Ministero del Turismo e quindi chiedo alla Presidente ma a tutti di preparare delle offerte sul turismo industriale perché possiamo farne una sezione e mettere tutti i luoghi simbolo rappresentativi ma non solo io mi taccio se avete altre no, grazie, cose sì. da chiedere allora, sull'ultima proposta sicuramente ci faremo parte attiva nel costruire dei contenuti che siano poi utili a tutti come abbiamo detto stamattina questa è la prima conferenza internazionale, noi abbiamo già definito la data della seconda, la faremo il primo dicembre del 2023 in questa sala. Quindi in quest'anno apriremo una serie di tavoli di lavoro congiunti con tutti quelli che vogliono partecipare, chi c'è oggi e chi non è potuto venire, ma con l'intenzione di costruire qualcosa di concreto e di non far sì che siano due gocce no? nel deserto, ma di costruire un percorso e due, due cose invitate anche il ministero così almeno lavoriamo Ma sul sito ne abbiamo, ne abbiamo parlato assolutamente sì è motivo per cui volevamo condividerlo e lanciarlo ufficialmente insieme lei ha citato due o tre punti sicuramente il made in Italy perché è fondamentale la cultura d'impresa abbiamo sentito stamattina anche l'intervento di Antonio Calabro presidente di Museo Impresa e sicuramente tutto questo diventa un asset di competitività per lo sviluppo dei territori quindi, e per la conoscenza un altro punto fondamentale di cui si è parlato stamattina è come la tecnologia e l'innovazione possono darci un aiuto. Parlava di territori fragili, ad esempio, si è parlato di come possiamo con la tecnologia e con l'internet delle cose riuscire a conservare il patrimonio, a dare degli strumenti di conservazione, così come i dati andare, con i dati andare a misurare i flussi turistici. Quindi, ci sono anche tutti questi aspetti che poi col PNRR sicuramente possono avere magari delle accelerazioni. Sono assolutamente d'accordo, lei ha toccato dei temi importantissimi, la digitalizzazione, che guardate che cioè noi dobbiamo cercare di mettere a terra questa digitalizzazione, perché è vero che una tragedia come il Covid, no? che ha avuto dei risvolti nefasti, e Lombardia, insomma, siamo anche quelli che abbiamo pagato il prezzo più alto, ma se vogliamo vedere l'altra parte della medaglia ha fatto fare un balzo nella tecnologia che ci avremmo compiuto, ci avrebbero cioè ci avremmo messo forse dieci anni a fare il balzo che abbiamo fatto in due anni per una maledetta pandemia e per un prezzo di vita umana altissimo, però se ci sleghiamo da questo, lo vediamo da un punto di vista tecnologico, gli italiani hanno fatto veramente passi da gigante, perché prima era ancora qualcosa, soprattutto nelle fasce d'età più avanzate, o over 50 come me, che non siamo cresciuti con l'iPad, l'iPhone, non eravamo abituati, no? Io vi devo dire che sono nata nella provincia di Cuneo e nel 2019, quando ho visto mia madre, all'epoca aveva 89 anni, che era collegata sull'iPad e faceva la spesa, ho detto "Ma qua è una rivoluzione". Perché se una donna di 89 anni ha capito No, perché non poteva uscire, poi in quell'età fragile, poi insomma piena di acciacchi, ha imparato a usare il tablet per fare la spesa, questo ci fa capire come la maggioranza degli italiani ha fatto un balzo in avanti. Anche noi la dobbiamo saper sfruttare, ma la dobbiamo saper sfruttare anche per quello che ha detto lei, i dati. Sono fondamentali avere i dati, perché io insisto su italia.it, sull'app e tutto, per l'interazione, ma anche per avere i dati, per capire quanto stanno. Noi non abbiamo un dato certo su quanto i turisti spendono quando sono nella nostra nazione. Ecco, non si può fare che non lo sappiamo, perché se tu non hai tutti gli indici del mercato è poi difficile poter trovare delle soluzioni. Per cui qua siamo anche fortunati con il PNRR. Io sto facendo una battaglia perché guardate che sino adesso tutto il mondo politico si è riempito la bocca di parole come petrolio, turismo, petrolio dell'Italia, turismo prima azienda della nostra nazione, ma prima di noi non è che ci credevano, perché se un governo ci crede, mette le risorse, perché se non ci sono risorse, ma di che parliamo? No? Quindi è... Sul PNRR non c'eravamo ancora noi, sono stati messi 2 miliardi virgola 400 milioni. Non è possibile che il comparto del turismo abbia meno del 2% rispetto all'ammontare. Però siccome questa volta c'è un governo con un presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che nel turismo ci ha sempre creduto, ma guardate non sono parole, se voi andate a vedere nelle regioni italiane, gli assessori del turismo in maggioranza, cioè in numero maggiore, sono quelli di Fratelli d'Italia, ma non per una questione di potere. Potevamo avere altri assessori, ma Giorgia Meloni ha sempre voluto gli assessori del turismo perché ne ha sempre colto l'opportunità questo è il tema quindi questa volta c'è un governo che non fa le chiacchiere le parole ma ci crede veramente tant'è che il mio collega Fitto sta lavorando per poter dare al turismo quei fondi che ci sono europei sullo sviluppo e la coesione perché se vogliamo Veramente farla diventare la prima azienda della nostra nazione, dobbiamo essere trattati come ministero eh, con i denari perché abbiamo delle grandissime sfide davanti e perché dobbiamo aiutare il turismo. E poi l'ultima cosa mi taccio: adesso si sì, dice il turismo va molto bene, giusto? Nel senso che il turismo nell'anno 22 ha avuto veramente una ripartenza. Però, signori. È stato il segmento che negli anni 2021 è quello stato più colpito perché non c'era la possibilità di lavorare, c'era la chiusura totale dei ristoranti, degli alberghi e dei trasporti. Per cui io mi arrabbio un po' quando mi dicono: ah, adesso il turismo guadagnano i soldi. No, pagano quello che nei due anni precedenti chi ce l'ha potuta fare, eh? con lacrime e sangue ha messo mano ai portafogli per far prendere i risparmi per tenere in piedi le aziende. Questo dobbiamo far capire. Questo dobbiamo far capire. E dobbiamo dare anche più status a chi fa queste professioni del turismo. Perché cioè, per, per i luoghi comuni di questa sinistra, no? dove chi è commerciante, chi lavora nel turismo sono innanzitutto evasori fiscali. Non hanno uno status. Guardate, io vi faccio fare questa riflessione. Se vent'anni fa o venticinque anni fa nelle nostre famiglie avessimo avuto un figlio o un nipote che ci veniva a casa e dire: Ma cosa fai da grande? Voglio fare il cuoco. Non credo che tutti avremmo fatto i salti di gioia. Oggi la professione del cuoco, che sono diventati chef e che sono diventati delle star assolute nel mondo e sono diventati per noi italiani degli ambasciatori dell'Italia nel mondo, perché è avvenuto tutto questo? Riflettete: è venuto tutto questo perché ci sono state trasmissioni televisive come master Chef, ne cito una, che hanno dato status, che fare lo chef era figo, non era più una roba da sfigati. Allora anche qua noi dobbiamo lavorare su un'opera di educational, sulle professioni del turismo, dargli quello status che non c'era e non c'è. Io faccio l'esempio ai camerieri, che sono fondamentali, no? Io sono contento, ho fatto una piccola cosa, in legge di bilancio che cosa ho detto? Parliamo tutti di meriti. Bene, il merito non è una cosa da evocare, è una cosa da praticare. Ho detto, ma se uno va al ristorante e dà la mancia a un cameriere, ma perché la dà? Perché ha fatto bene quel servizio, perché l'ha servito bene, perché è stato bravo, è stato educato. Voi sapete che noi eravamo l'unico paese europeo che tassava il cameriere sulle mance con la stessa tassazione del lavoro dipendente. Ma si può fare una roba così? Io ho tolto la tassazione e ho messo una tassa fissa del 5%. Perché cioè, noi dobbiamo essere conseguenziali su quello che pensiamo. Questa è una piccola cosa, l'ho fatta anche lato esercente, impresa, che ho detto deve uscire dalla quota imponibile, non deve contribuire per i contributi, per il TFR, per tutti gli oneri sociali. Questo cosa vuol dire? Piccoli passi per arrivare veramente tutti insieme a lanciare questa sfida come prima azienda italiana. Io sono ambiziosa, sì, non mi vergogno, perché l'ambizione è, è il motore per noi esseri umani e ho l'ambizione che fra cinque anni, quando lascerò ad altri il Ministero, che perlomeno si dica, vabbè, la Sant'Anché quello che aveva detto Giorgia Meloni, quello che avevano detto anche sul turismo, l'hanno fatto. Grazie mille. Eh, io dico che esatto. veramente meglio di così non potevamo chiudere, perché non solo la presenza del ministro, che devo dire, ci fa veramente piacere, ma col contenuto, perché quello che ci ha detto, quello che ci ha raccontato, la consapevolezza che posso dire in questi pochi giorni comunque veramente già dimostra di aver acquisito su tutti i temi di. Ehm, Materia turistica e sappiamo quanto è lunga la filiera del turismo, quindi veramente non è facile. Però questo davvero ci fa andare via consapevoli del fatto che possiamo lavorare insieme, che ci sono tanti temi che già sono stati presi bene in considerazione e che si vogliono portare avanti, incluso l'argomento di oggi che è il turismo industriale, su cui pure c'è una visione molto chiara e soprattutto con una volontà forte di fare in modo che tutto quello che nella nostra nazione è stato fatto di bello possa essere anche trasmesso agli altri e fatto conoscere a chi non è italiano. Grazie davvero. Posso solo chiedervi un applauso non per noi perché non si può essere ebrea e non ricordare una delle eccellenze italiane come persona. Che era il dottor Olivetti, quindi io chiedo un applauso perché credo che era ingegnere, non, non sbaglio era ingegnere, giusto? Era ingegnere Olivetti, no. Comunque, sì, ingegnere, 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 ingegnere. perché l'ingegnere Olivetti è stato veramente non solo un orgoglio italiano, ma un uomo che ha dimostrato di avere la visione ed un uomo che ha fatto. Quello che la maggioranza degli uomini pensava fosse irrealizzabile. Quindi, io lo voglio ricordare con affetto e compassione. Grazie, grazie. grazie mille.